Alla fine della guerra l'Italia era un paese coperto di cicatrici, ridotto allo stremo. La produzione agricola risultava dimezzata rispetto al 1938. Quella industriale era scesa addirittura a meno di un terzo. Ben pochi servizi pubblici continuavano a funzionare. Le strade e le ferrovie erano interrotte in più punti. Dovunque si incontravano cumuli di macerie. Oltre un terzo delle abitazioni private erano distrutte o sinistrate. Di molti edifici pubblici non restavano in piedi che i ruderi. Numerosi erano gli stabilimenti sventrati dai bombardamenti. Nelle città si faceva la fila per rifornirsi dei viveri distribuiti dagli spacci dell'UNRWA, un organismo delle Nazioni Unite per i soccorsi alle popolazioni dei paesi liberati, finanziato per larga parte dal governo americano. Quel po' che giungeva dalle campagne finiva sovente nelle mani di incettatori che praticavano la borsa nera, il commercio clandestino dei generi di prima necessità a prezzi esorbitanti. La lira valeva sempre meno e la carta moneta, stampata in gran quantità dalle autorità alleate d'occupazione, concorreva a spingere in alto l'inflazione. Il potere d'acquisto dei salari si era ridotto a neppure la metà di quello dell'anteguerra. Le casse dello Stato erano pressoché vuote. Una missione guidata dai banchieri Raffaele Mattioli ed Enrico Cuccia era tornata dagli Stati Uniti nell'aprile 1945 senza aver ottenuto granché. E il nostro ambasciatore a Washington, Alberto Tarchiani, faticava a farsi ascoltare. Questo e di molti altri gesti americani. I governanti americani temevano che i socialisti e i comunisti finissero per prendere il sopravvento nei governi di unità nazionale. Diffidavano del Partito d'Azione di Ferruccio Parri, che pur era quello idealmente più vicino al Partito Democratico del presidente Truman, ed erano scettici sulle potenzialità della Democrazia Cristiana. Confidavano pressoché unicamente nel Vaticano. Consistenti furono gli aiuti forniti tra il gennaio e il giugno 1946 dall'UNRWA per un ammontare di 435 milioni di dollari e quelli della comunità italo-americana assicurati dal sindaco di New York, Fiorello LaGuardia. Ma essi bastarono solo ad alleviare le gravissime condizioni in cui versava la penisola. Al nord e in altri centri industriali le fabbriche stentavano a riprendere l'attività. Era un autentico avvenimento quando arrivavano un po' di materie prime. Scarseggiavano anche i combustibili e l'energia elettrica e le banche non potevano concedere prestiti che col contagocce. Al sud gli agrari si opponevano all'applicazione delle norme varate nell'ottobre 1944 dal ministro comunista dell'agricoltura Gullo per la distribuzione ai contadini di una parte dei latifondi incolti. Per reazione i braccianti continuavano a occupare le terre, anche le più magre e impervie, per affrancarsi dalla miseria e dall'asservimento. Al centro e in varie regioni, nelle cascine e masserie, mezzadri e coloni erano in agitazione. Chiedevano adeguati indennizzi e patti migliori per continuare le coltivazioni. Intanto fra operai e salariati agricoli licenziati, reduci e giovani senza lavoro, si contavano oltre 2 milioni di disoccupati. E quest'altra piaga accresceva le tensioni sociali che sfociavano non solo in vaste manifestazioni di protesta, ma talora anche in sommosse cruenti. I governi di solidarietà democratica fra le forze antifasciste s'adopravano per quanto possibile a tamponare le falle più vistose, ad assicurare soprattutto il rifornimento di generi alimentari e di un minimo di scorte. Ma all'interno della coalizione esistevano forti divergenze sulle soluzioni da adottare per il risanamento economico, a cominciare dalla questione del cambio della moneta.
Il ministro comunista delle finanze Scocimarro avrebbe voluto procedere alla sostituzione delle banconote in circolazione, ritenendo che in tal modo sarebbe stato possibile domare l'inflazione e accertare nel contempo la consistenza dei redditi più elevati per tassarli con un'imposta straordinaria. Ma i liberali giudicavano una manovra del genere troppo macchinosa e comunque non attuabile in tempi brevi. In realtà, essi temevano che questo provvedimento invocato soprattutto dai partiti di sinistra potesse costituire, aprendo le porte al dirigismo, il preludio di una svolta politica radicale, che era quanto pensavano pure gli ambienti economici e una parte della Democrazia Cristiana. Sicché, anche quando i liberali rimasero fuori dal secondo ministero De Gasperi formatosi a metà luglio del 1946, dopo il referendum istituzionale, continuò a sussistere un profondo contrasto di vedute nell'ambito del governo sulle scelte più impegnative nella gestione dell'economia. Il cambio della moneta si farà certamente, è un impegno formale ed assoluto che il governo ha preso e sarà attuato non appena siano a punto le condizioni tecniche, il che, spero, avverrà senza troppo lungo ritardo. Si preferì così attendere l'elezione del primo Parlamento repubblicano per non provocare una frattura fra i partiti antifascisti impegnati nell'elaborazione della nuova carta costituzionale e nella legittimazione della nascente democrazia. Ma già appariva evidente l'inconciliabilità di posizioni fra le diverse forze politiche. La Democrazia Cristiana, pur critica nei confronti del capitalismo, si richiamava ai principi interclassisti della tradizione cattolica e mirava a una sintesi fra i diritti individuali di libertà e iniziativa e i valori di solidarietà propri della dottrina sociale della Chiesa. I comunisti di Togliatti e i socialisti di Nenni, legati fra loro da un patto di unità d'azione, si ispiravano ai paradigmi classisti del marxismo-leninismo e avevano per obiettivo la transizione, sia pur graduale, attraverso una via democratico-parlamentare e le cosiddette riforme di struttura, verso un'economia pianificata e tendenzialmente collettivista, tanto più in quanto consideravano l'Italia l'anello più debole del capitalismo occidentale. Altro ancora era il programma del Partito d'Azione, che intendeva conciliare lo sviluppo di un'economia di mercato con alcune incisive riforme sociali e delle istituzioni pubbliche. All'inizio del 1947, la situazione d'emergenza in cui ormai si dibatteva il paese non consentì più ulteriori ritardi nella lotta all'inflazione e nel risanamento dei conti pubblici. Anche perché il prestito della ricostruzione, lanciato in ottobre, non aveva dato i risultati sperati. Intanto la tregua salariale stipulata fra la Confederazione Generale del Lavoro e la Confindustria stava per essere travolta da un forte movimento rivendicativo a causa del continuo rincaro dei prezzi. E l'avvertenza per i contratti di mezzadria, arginata a giugno da un giudizio arbitrale proposto da De Gasperi, rischiava di riesplodere dovunque, dalle campagne del nord a quelle del centro-sud. Il 3 gennaio De Gasperi, con una delegazione di esperti economici, partì alla volta degli Stati Uniti per trattare la concessione di ulteriori aiuti. Il Super Douglas di De Gasperi ha combattuto parecchio coi venti dell'Atlantico. Eccolo posato dopo 58 ore di volo sull'aeroporto di Washington. È mezzogiorno. L'ambasciatore Tarchiani è il primo ad accogliere il presidente e la figlia Maria Romana. Il nostro rappresentante diplomatico può sinceramente dichiarare che questa visita dell'Italia è considerata dagli americani come un avvenimento di primo ordine. Sei giorni dopo, all'indomani del suo incontro col presidente Truman e con Barnes, gli venne consegnato dal presidente del tesoro Snyder un assegno di 50 milioni di dollari per la collaborazione offerta dall'Italia alle truppe americane nella penisola. Inoltre, il governo di Roma ebbe dall'Import Export Bank un prestito di 100 milioni di dollari. Il viaggio di De Gasperi in America incrinò il muro di sospetti e diffidenze che ancora esisteva negli Stati Uniti nei confronti dell'Italia.
ma gli aiuti ottenuti in quell'occasione da Washington non costituirono un pegno pagato da De Gasperi per l'esclusione dei partiti di sinistra dal governo. Nelle intenzioni degli americani, essi miravano per il momento ad assicurare la permanenza del leader democristiano alla guida dell'esecutivo. Il Dipartimento di Stato aveva avvertito la Casa Bianca nel dicembre 1946 che i comunisti, attribuendo all'incapacità di De Gasperi l'insufficienza di soccorsi dall'America, tentavano in tal modo di silurarlo, screditandolo di fronte all'opinione pubblica e aizzandogli contro la piazza. Sicché era urgente intervenire perché non diventasse il capro espiatorio delle proteste popolari per il peggioramento delle condizioni di vita. Sta di fatto che in queste circostanze si infranse l'ultimo tentativo di rilanciare la collaborazione tra i maggiori partiti di massa, dopo la scissione dei socialdemocratici di Saragat dal Partito Socialista e alla vigilia del dissolvimento del Partito d'Azione. La crisi governativa, che minacciava di essere laboriosa, si è risolta abbastanza rapidamente con un ritorno alla formula tripartitica. Astenutisi i socialisti di Saragat e i repubblicani storici, il terzo gabinetto De Gasperi è formato da 7 democristiani, 3 socialisti e 3 comunisti, più 2 indipendenti. Gasparotto alla difesa e agli esteri Sforza, che torna al dicastero da lui retto prima del ventennio e vi torna nel momento delicatissimo della firma del trattato. Il terzo ministero De Gasperi, insediatosi ai primi di febbraio, introdusse un'imposta patrimoniale progressiva, ma essa era congegnata in modo tale da gravare quasi esclusivamente sugli immobili. E solo in parte il governo tripartito riuscì poi ad applicare il programma del ministro socialista dell'industria Morandi per colpire sprechi e speculazioni. Il 28 aprile, in un discorso radiofonico, De Gasperi si rivolse agli ambienti imprenditoriali e finanziari affinché collaborassero alla rinascita del paese. Era quanto s'era augurato, in una nota trasmessagli qualche giorno prima, il presidente della Confindustria, Angelo Costa, che temeva tanto i progetti della sinistra per la socializzazione di alcune grandi imprese, quanto la propensione di alcuni esponenti della DC, facenti capo alla corrente di Giuseppe Dossetti, per un'estensione delle prerogative dello Stato nella sfera economica. L'affidamento all'iniziativa privata era quanto sollecitava da tempo il governatore della Banca d'Italia, Luigi Einaudi. Capofila della scuola liberista, Einaudi giudicava essenziale il ripristino degli automatismi di mercato e non voleva sentir parlare di interventismo pubblico. L'intima certezza che gli italiani non hanno smarrito la fede nel futuro. Da sempre polemizzava con le tesi di Keynes, che vedeva nella spesa pubblica, anche a costo di un disavanzo temporaneo di bilancio, un elemento propulsivo dell'attività economica. In ogni caso Einaudi riteneva che l'Italia sarebbe stata ricostituita e rinnovata nella libertà, per dirla con le sue parole, quanto più saldi e intensi fossero stati i rapporti economici con le democrazie occidentali. E ciò per il tramite degli organismi internazionali, a cominciare dal Fondo Monetario, istituiti nel 1944 a Bretton Woods sotto l'egida del governo americano. Ma perché questo fosse possibile, occorreva dare concrete garanzie di affidabilità, non solo bloccando l'inflazione, su cui tutti ovviamente erano d'accordo, ma riducendo anche drasticamente la spesa pubblica e indirizzando il flusso di liquidità verso il settore privato, che era invece quanto i partiti di sinistra non erano disposti a sottoscrivere in pieno. Simili considerazioni Einaudi aveva ribadito il 31 marzo nella relazione annuale della Banca d'Italia. Esse erano sostanzialmente condivise da De Gasperi, dopo che egli aveva potuto accertarsi durante il suo viaggio negli Stati Uniti che non c'erano altre vie d'uscita. Ricorderà Guido Carli, che l'aveva accompagnato, De Gasperi non aveva una visione dell'assetto economico esistente, né di quello verso il quale sarebbe stato auspicabile indirizzare il paese. Tuttavia capì che l'adesione agli istituti di Bretton Woods
avrebbe promosso lo sviluppo di una miriade di legami economici con l'Occidente industrializzato, in modo da rendere impossibile un suo sradicamento politico dalla comunità dei paesi a democrazia parlamentare. Considerando la formula di governo tripartito non più rispondente alle esigenze del paese, De Gasperi si dimise il 13 maggio. Montecitorio, molti aspettano ancora le annunciate dichiarazioni di De Gasperi. Invece egli legge poche parole. Ho rassegnato le dimissioni nelle mani del capo dello Stato. 3 settimane dopo, De Gasperi costituì il suo quarto ministero. Posti chiave intorno al tavolo su cui saranno portati i problemi di quest'ora difficile. Chiamò a parteciparvi democristiani, liberali e alcuni indipendenti di area laica. Sforza, indipendente, conserva gli esteri. Accanto a Merlin ecco Tupini, lavori pubblici. Fanfani ha il lavoro. Ad Einaudi, chiamato a ricoprire la carica di vicepresidente del Consiglio, egli affidò il dicastero del bilancio col compito di procedere al risanamento finanziario e alla stabilizzazione monetaria. Soprattutto nel campo dell'economia e della ricostruzione. Il sorriso di De Gasperi significa lasciatemi lavorare. Nenni si rifiutò di rompere con il massimalismo e il frontismo. A sua volta Togliatti considerò il nuovo governo un semplice intermezzo destinato a una vita breve e stentata, commettendo così un grave errore di valutazione che gli sarebbe stato poi rimproverato severamente da Stalin. In realtà, sia i socialisti che i comunisti rimasero vittime dei loro schemi ideologici e delle loro ambiguità politiche ancor prima che dell'ostilità degli americani e del Vaticano. De Gasperi si apprestò così a sciogliere una volta per tutte i nodi di una convivenza forzata, quale era ormai divenuta la collaborazione di governo fra la DC e le sinistre. Senza tuttavia dare l'impressione, quando non erano ancora giunti a compimento i lavori dell'Assemblea Costituente, di una rottura definitiva e di un totale capovolgimento di fronte. Al successo del nuovo governo non sarebbe bastato tuttavia l'appoggio del cosiddetto quarto partito, costituito dagli esponenti del mondo economico. Essenziale fu l'azione condotta da Einaudi sulla base di un programma tanto perentorio quanto lineare. Abolizione dei prezzi politici, aumento delle imposte sui capitali, sui redditi e sui consumi, elevazione del tasso di sconto, controllo della circolazione monetaria. A rigore, una stretta creditizia nei termini in cui venne attuata non era necessaria in senso assoluto, in quanto la Banca d'Italia e il governo disponevano di poteri e strumenti sufficienti a bloccare la speculazione e gli abusi degli istituti di credito. Tanto più dopo la concessione di un ulteriore prestito americano di 100 milioni di dollari per colmare il deficit della bilancia dei pagamenti. Inoltre si sarebbe potuto contare sul piano di assistenza annunciato in giugno dal segretario di Stato George Marshall e approvato nel successivo aprile dal Congresso americano. L'America, spiega Marshall con parola pacata, è di fronte al dilemma. O aiutare l'Europa o subire le conseguenze del collasso dell'Europa. Il piano Marshall garantiva la copertura di una parte cospicua delle importazioni in materie prime e macchinari di cui l'economia italiana aveva bisogno, alleviando pertanto la nostra situazione debitoria verso l'estero. Ma ciò non bastò a rassicurare Einaudi sulla possibilità di riassorbire l'inflazione e di bloccare i movimenti speculativi. Egli riteneva che occorresse dare immediatamente un segnale forte all'indomani della missione dell'Italia al Fondo Monetario Internazionale e alla vigilia della riapertura degli scambi con l'estero. Le misure restrittive varate nell'autunno del 1947 riuscirono a bloccare la spirale inflazionistica. Fu così possibile migliorare la bilancia dei pagamenti e disporre di una moneta stabile, che erano condizioni indispensabili per la stipulazione di accordi multilaterali valutari e il reinserimento dell'Italia nei circuiti internazionali. Sul piano politico, il salvataggio della lira non solo costituì un fattore importante per il rafforzamento del nuovo governo di centro,
di cui erano entrati a far parte a metà dicembre repubblicani e socialdemocratici. Fu anche una delle premesse della vittoria della coalizione stretta intorno alla DC nelle elezioni del 18 aprile 1948. È vero che a questo successo contribuì in misura determinante l'inasprimento della guerra fredda che il governo di Washington attribuiva alla minaccia dell'espansionismo sovietico. Si temeva così che l'Italia divenisse, in caso di affermazione del fronte socialcomunista, una versione sia pur occidentale delle democrazie popolari dell'est europeo, come era avvenuto poche settimane prima del voto in Cecoslovacchia in seguito a un colpo di Stato ordito da Stalin. Di fatto, il salvataggio della lira e gli aiuti americani, assecondando la ripresa economica, diffusero fra gli italiani la speranza di una sorte migliore dopo tante sofferenze e frustrazioni. D'altra parte, era essenziale in quei difficili frangenti che si ricostituisse un clima di fiducia per rendere possibile un impegno e uno sforzo collettivo. Era quanto De Gasperi auspicava, allorché affermava: quando lo Stato capisce che non può farcela, si affidi ai cittadini. Si realizzò in tal modo una saldatura fra due universi assai distanti fra di loro, come il mondo della grande industria e della finanza e l'arcipelago più minuto dei piccoli produttori, degli esercenti e dei ceti contadini. Montecitorio, porta su via della missione. Qui lo studente Pallante ha sparato contro Togliatti. Una palla si è conficcata nel muro. Dall'infermeria del Parlamento Togliatti viene trasportato al policlinico. Il governo di centro riuscì così a superare anche il difficile tornante politico che si trovò ad affrontare nel luglio 1948 all'indomani dell'attentato a Togliatti, quando si sfiorò il pericolo che lo sciopero generale e l'occupazione di molte fabbriche da parte degli operai si trasformassero in un moto insurrezionale. Anche se va ascritto a merito del leader comunista di aver bloccato per tempo quanti avevano continuato a credere dall'aprile 1945 che la rivoluzione fosse stata solo rinviata in attesa dell'ora X, del momento più opportuno. Le mie forze non sono ancora molto grandi, però sono fuori pericolo e assicuro tutti i compagni che a suo tempo saprò essere di nuovo al mio posto di lavoro. Restava tuttavia ad affrontare una situazione densa di tensioni e di incognite per via della disoccupazione e dei gravi squilibri sociali del paese. Era perciò essenziale che la Democrazia Cristiana e i partiti di centro imboccassero la via delle riforme. A sollecitarlo erano anche gli amministratori del piano Marshall in un rapporto presentato nel febbraio 1949 al Congresso americano. Preoccupati come erano per la presenza di un forte partito comunista, i governanti americani ritenevano indispensabile che si rialzasse il livello produttivo dell'economia italiana e il tasso di occupazione. E ciò mediante l'istituzione di un'autorità di piano e un programma organico di investimenti. Sforza sottolinea il valore di questo punto di incontro tra America ed Europa. Si delineò così un mutamento di rotta nella politica economica attraverso una complessa equazione fra le richieste dei socialdemocratici e dei repubblicani per un indirizzo più espansivo e la difesa della precedente linea di condotta garantita dal suo successore al Ministero del Bilancio, il democristiano Giuseppe Pella. Miliardi, cosicché è certo che nel corso dell'esercizio finanziario saranno toccati i 70 miliardi, raggiungendo così quel gettito complessivo di 800 miliardi annui che costituisce il traguardo previsto. A conciliare questi due diversi orientamenti fu il ministro delle Finanze Ezio Vanoni. Vanoni avvertiva gli squilibri sempre più stridenti di una politica economica che aveva consentito il salvataggio della lira, ma non riusciva a debellare la disoccupazione. Egli riteneva che l'intervento dello Stato non dovesse sfociare nel dirigismo,
bensì in una politica di bilancio equilibrata e al tempo stesso in grado di incentivare gli investimenti di tipo produttivo per le infrastrutture, lo sviluppo dei settori di base e la valorizzazione delle terre incolte. Per De Gasperi la linea suggerita da Vanoni presentava un duplice vantaggio. Da un lato essa non era antitetica all'impostazione liberista di Einaudi, dall'altro intendeva perseguire alcuni obiettivi per il cosiddetto terzo tempo sociale proposti dalla sinistra democristiana nel giugno 1949 al congresso della DC. Il programma di Vanoni si incontrava inoltre su alcuni punti, sia con il piano del lavoro proposto dal segretario della CGIL Di Vittorio, sia con le tesi di alcuni autorevoli ambienti economici di cultura liberal-democratica che si erano espressi in favore di un piano coordinato di interventi pubblici nelle aree depresse. In sostanza, quel che De Gasperi si proponeva di realizzare era, per dirla con le sue parole, un centro che guarda a sinistra. Era quanto fece col suo sesto ministero, costituitosi nel gennaio 1950. La formula. A cui non parteciparono i liberali, senza tuttavia negargli il loro appoggio esterno. I provvedimenti più importanti, insieme all'attuazione della legge Tupini per un maggiore intervento dello Stato a sostegno delle opere pubbliche dei comuni e del piano Fanfani per le case ai lavoratori, furono l'istituzione, nel gennaio 1950, di un ministero per il coordinamento degli enti economici dipendenti o sovvenzionati dallo Stato, la creazione della Cassa per il Mezzogiorno e il varo della riforma agraria. Altre importanti misure vennero poi adottate fra il 1951 e il 1953. La riorganizzazione delle imprese pubbliche dell'IRI, Istituto per la Ricostruzione Industriale, consentì fra l'altro l'avvio della riconversione dell'industria siderurgica al ciclo integrale, dalle materie prime ai laminati. E a sua volta la creazione dell'Ente Nazionale Idrocarburi valse a rafforzare l'attività dell'AGIP nel settore energetico, dopo la scoperta dei primi giacimenti metaniferi nel 1949 in Valpadana. In questo stesso periodo, dopo la firma nel marzo 1948 di un accordo di unione doganale tra Italia e Francia, il governo decise di procedere sulla via della liberalizzazione degli scambi, grazie alla formazione, avvenuta nel frattempo, di consistenti riserve valutarie. Dal settembre 1949, in seguito all'accordo di Annecy, si pose mano a una graduale revisione dei dazi, come era stato convenuto fra tutti i paesi membri dell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Furono soprattutto Cesare Merzagora e la Malfa a sostenere l'opportunità di smantellare le vecchie barriere doganali. Si trattava di una prospettiva condivisa in linea di principio dal presidente della Confindustria Angelo Costa, ma non da alcuni grandi gruppi. Tant'è che all'inizio venne mantenuto un livello di protezione relativamente più elevato che in altri paesi a favore di alcune produzioni agricole e dell'industria meccanica. Nel 1951 il reddito pro capite era cresciuto in valori costanti del 10% rispetto al 1940 e di qualcosa di più il prodotto interno lordo. La popolazione attiva continuava a essere occupata in maggioranza nell'agricoltura. Ma quella addetta all'industria, cresciuta di 5 punti rispetto al 1936, rappresentava adesso quasi un terzo del totale. La ricostruzione del paese s'era pressoché conclusa e in tempi più rapidi
di quanto si pensasse all'inizio. Determinanti erano stati gli aiuti americani e le scelte via via assunte dai successivi governi. Ma essenziali per rimuovere le macerie e tornare alla normalità erano stati anche l'arte di arrangiarsi, in cui un po' tutti finirono necessariamente per eccellere, i legami e le relazioni familiari, i rapporti di solidarietà intrecciatisi fra vicini e compaesani. Dopo gli eventi drammatici della guerra e il loro strascico di tragedie e angustie personali, di rancori di parte e di profondi disorientamenti, finì così per manifestarsi una volontà collettiva di riscatto, l'aspirazione a costruire una nuova realtà civile e sociale. E questo impegno fu più forte degli aspri conflitti politico-ideologici che pur dividevano gli italiani. Agli inizi degli anni 50, con la progressiva liberalizzazione del mercato, svanirono anche gli ultimi retaggi autarchici del regime fascista. Si apriva ora per l'Italia una nuova fase, quella di un'economia aperta e competitiva. Il 25 giugno 1946 l'Assemblea Costituente si riunisce nell'aula di Montecitorio. È stata eletta il 2 giugno precedente con suffragio universale. Anche le donne hanno votato e sono state eleggibili. Alcune donne siedono per la prima volta nell'aula dell'Assemblea. Sono 21 divise in diversi partiti, ma unite da una profonda emozione. È la prima assemblea elettiva dopo il fascismo e dopo la guerra. La più rappresentativa tra tutte le assemblee convocate in quell'aula dall'Unità d'Italia. Non vi è una maggioranza precostituita. I seggi sono così ripartiti. 104 ai comunisti, 115 ai socialisti, 7 al Partito d'Azione, 23 al Partito Repubblicano, 207 ai Democratici Cristiani, 41 all'Unione Democratica Nazionale, 30 all'Uomo Qualunque, 16 al Blocco Nazionale della Libertà, 13 a varie liste. Il socialista Giuseppe Saragat è eletto presidente dell'Assemblea e il 28 giugno Enrico De Nicola, un illustre giurista liberale di sentimenti monarchici, è eletto capo provvisorio dello Stato. La scelta indica la volontà di ricomporre la frattura fra i due schieramenti, repubblicano e monarchico. In una solenne cerimonia a Montecitorio, il 1 luglio alle ore 13, De Gasperi trasmette al nuovo capo dello Stato i poteri di Presidente della Repubblica, che ha esercitato dopo l'annuncio dei risultati del referendum. Il compito dell'Assemblea è arduo, dare una nuova Costituzione all'Italia. Ma non vi è un progetto già elaborato da discutere. Il Ministero della Costituente, sotto la guida di Pietro Nenni, ha raccolto materiali di studio ma non ha definito una proposta. L'Assemblea deve partire da zero. Secondo lei, quale risultato prevede per la Costituente? Dicono che io sia in questo momento in stato di euforia. Sono in effetti molto lieto di aver concorso a dare una soluzione democratica al problema istituzionale. Quanto alla Costituente, penso che essa fonderà sulle rovine del fascismo la libera Repubblica del popolo italiano. Il 15 luglio è eletta la Commissione dei 75, che avrà appunto il compito di preparare un progetto e che sarà presieduta dal giurista Meuccio Ruini. La Commissione dei 75 si articola a sua volta in tre sottocommissioni. La prima, presieduta dal democratico cristiano Umberto Tupini, affronterà il tema generale dei diritti e dei doveri dei cittadini. La seconda, presieduta da Umberto Terracini, si occuperà dell'ordinamento costituzionale della Repubblica. La terza, presieduta da Gustavo Ghidini,
lavorerà ai diritti e doveri economico-sociali. La nuova Costituzione deve essere la Costituzione di tutti gli italiani e deve nascere perciò da un confronto ampio e dalla convergenza più larga possibile fra le diverse parti politiche. I partiti sono i protagonisti, i soggetti attivi del lavoro dell'Assemblea, ma non mancano gli esperti e i professori nei diversi campi. A fianco ai leader di partito siedono in Assemblea Pietro Calamandrei, Giuseppe Dossetti, Gaspare Ambrosini, Aldo Moro. Della Costituente fanno anche parte alcuni uomini del vecchio liberalismo. Luigi Einaudi, Benedetto Croce, Vittorio Emanuele Orlando, Francesco Saverio Nitti. Il dibattito nelle sottocommissioni è culturalmente elevato, ma sfugge all'attenzione dell'opinione pubblica. Le notizie della stampa sul lavoro di elaborazione preliminare sono scarse. Intorno all'Assemblea Costituente non si accendono passioni popolari, se non quando in essa si svolgono dibattiti politici. Allora, quegli stessi uomini che collaborano alla stesura della Costituzione si confrontano e si scontrano duramente in Assemblea. Fuori del Palazzo di Montecitorio il clima politico si è fatto via via più teso e difficile. Nelle file della sinistra è diffuso un sentimento di delusione. Le elezioni per la Costituente non hanno portato la sperata vittoria. Nella base serpeggia il dubbio che il voto democratico sia strumento inefficace per l'avvento del socialismo. È diffusa l'attesa dell'ora X, l'ora della rivoluzione. Le difficili condizioni economiche, la penuria di alimenti e di alloggi, la disoccupazione diffusa danno luogo a vivaci proteste popolari che i partiti della sinistra utilizzano polemicamente contro il governo, di cui pure fanno parte. Il 9 ottobre del 1946 una manifestazione popolare al Viminale si conclude con il tragico bilancio di 4 morti e 141 feriti. A Napoli, fra il 17 e il 19 dicembre, uno sciopero generale indetto dalla Camera del Lavoro per denunciare la carenza degli approvvigionamenti alimentari è occasione di atti di violenza. Particolarmente preoccupante è la situazione in Emilia-Romagna, dove una tragica scia di violenze si allunga dai giorni della liberazione fino ai giorni successivi alle elezioni del 46 ed oltre. L'Unità contrattacca accusando l'autorità governativa di sostenere bande fasciste. Si estendono i rastrellamenti di armi che portano al recupero di migliaia di cannoni, mortai, mitragliatrici, bombe a mano, fucili, esplosivo in quantità ingente. Il successo della Democrazia Cristiana nelle elezioni del 2 giugno ha suscitato per reazione una rinascita di anticlericalismo, a sinistra come a destra. Compaiono nelle edicole fogli anticlericali come il Don Basilio, il Mercante, il Pollo. De Gasperi riafferma la linea liberale del governo, ma deplora gli eccessi e denuncia una campagna di diffamazione in atto contro la Chiesa e il Papa. A San Pietro è promossa una grande manifestazione per opporsi all'anticlericalismo. Anche nella DC il disagio è profondo. Dall'esterno del partito si accentuano le pressioni per una rottura della collaborazione con le sinistre e uno spostamento dell'asse della maggioranza verso le destre. Un appunto manoscritto di De Gasperi, datato 12 novembre 1946, ci dà notizia di un suo incontro con Monsignor Montini. Il sostituto della Segreteria di Stato Vaticana gli ha comunicato che la collaborazione con i partiti anticlericali non è più ammessa e che, se la DC dovesse continuare in tale collaborazione, sarebbe considerata partito filo nemico. Le elezioni amministrative del novembre 1946 rappresentano per la DC un avvertimento ancora più duro. Essa perde consensi in favore dei partiti di destra e in particolare dell'uomo qualunque. In molti centri del sud l'uomo qualunque scavalca la DC. Ma ancor più decisivo è il rapido deterioramento dei rapporti fra Unione Sovietica e Stati Uniti.
Già all'inizio del 1946, la prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, convocata a Londra, si era trasformata in uno scontro propagandistico. I sovietici avevano inaugurato l'uso del diritto di veto. Poche settimane dopo, nel febbraio, Stalin aveva ribadito la teoria della impossibile coesistenza del sistema comunista e di quello capitalista. Nel marzo Churchill aveva pronunciato a Fulton il discorso sulla cortina di ferro calata sull'Europa da Stettino a Trieste. La conferenza di Parigi dell'estate 1946 era stata teatro di durissimi scontri, soprattutto sul problema tedesco. In questo contesto matura una svolta nella politica americana che porta al superamento di ogni tentazione isolazionistica. Di fatto Roosevelt aveva più volte enunciato il proposito di un completo ritiro delle truppe americane dall'Europa entro 2 anni dalla fine della guerra. L'amministrazione Truman conferma invece l'impegno americano in Europa e lo inserisce anzi in una nuova concezione strategica, la cosiddetta dottrina del containment del marzo 1947, con la quale gli Stati Uniti si impegnano alla difesa dei paesi minacciati dall'Unione Sovietica. Siamo entrati oramai nella lunga stagione della Guerra Fredda. Il contraccolpo di questi eventi sulla politica interna italiana è inevitabile. De Gasperi nel gennaio 1947 si era recato negli Stati Uniti. Su quel viaggio sono state poi costruite molte leggende. Vanamente si sono cercate le tracce di misteriosi impegni assunti da De Gasperi per estromettere i comunisti dal governo in cambio di aiuti economici. In realtà De Gasperi doveva ancora accreditarsi come interlocutore attendibile di fronte agli Stati Uniti. Di ritorno in Italia, De Gasperi trova una situazione politica mutata. L'8 gennaio si era aperto a Roma, nell'Aula Magna dell'Università, il 25esimo congresso del Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. La minoranza, guidata da Giuseppe Saragat, rifiutando il patto di unità di azione con i comunisti ed ogni prospettiva fusionista, non aveva partecipato al congresso e, riunitasi a Palazzo Barberini, aveva dato vita a un nuovo partito socialdemocratico. La crisi di governo era inevitabile. Ma il nuovo governo, formatosi il 2 febbraio, vedeva ancora la partecipazione dei comunisti e dei socialisti di Nenni e non dei socialdemocratici di Saragat. Nell'aprile le elezioni siciliane registrano una nuova sconfitta per la DC, duramente attaccata non solo dalle sinistre ma anche da destra, da quei proprietari che rimproveravano al governo un'eccessiva debolezza nella repressione dei moti contadini per la conquista della terra. La situazione economica si aggrava. Hanno avuto termine alla fine del 1946 gli aiuti UNRWA concessi gratuitamente dalle Nazioni Unite. Un deciso intervento americano è necessario e possibile, ma l'incertezza della situazione politica lo rende problematico. Il mondo economico accusa il governo di cedimenti verso le sinistre sul piano della politica economica. In un radiomessaggio del 28 aprile 1947, De Gasperi denuncia in toni drammatici la gravità della situazione. Un feroce istinto egoistico e antisociale si impadronisce degli animi pavidi. E in mezzo a questa folla sciocca di tremolanti, la speculazione calcolatrice gioca al rialzo, nasconde le merci, trafuga all'estero valuta e gioielli e attende in agguato la crisi della criminosa speranza di farsi ricca nella miseria generale. Per evitare l'aggravarsi della crisi è necessario, agli occhi di De Gasperi, rassicurare gli ambienti economici italiani e internazionali, coinvolgere nell'azione di governo uomini di loro fiducia. Ma non è maturata ancora in lui la decisione di escludere dal governo le sinistre. Il 13 maggio si apre la crisi. L'incarico torna a De Gasperi. Togliatti scrive il 19 un polemico articolo contro gli Stati Uniti dal titolo «Ma quanto sono cretini!». Proprio nel momento in cui una delegazione italiana è a Washington
per trattare la concessione di aiuti americani. Il capo della delegazione italiana, Ivan Matteo Lombardo, telegrafa Sforza sottolineando le gravi conseguenze negative dell'articolo. Il 26 maggio De Gasperi, con Sforza, incontra Togliatti e gli propone che i comunisti restino fuori dal governo. Alla reazione negativa di Togliatti, De Gasperi replica, come risulta dai suoi appunti: rispondo che si tratta del pane e di un breve periodo, comunque ci ripensi e ci rivedremo. L'esclusione dei comunisti dal governo avrà una lunga durata. La svolta destinata a segnare per alcuni decenni la politica e lo stesso sistema politico italiano si è compiuta quasi in sordina e senza gravi traumi. L'opposizione delle sinistre in assemblea costituente, quando il governo si presenta per la fiducia, non è particolarmente dura. De Gasperi sottolinea gli elementi di continuità con i governi precedenti. Ma in realtà, sotto la guida di Luigi Einaudi, la politica economica ha un nuovo indirizzo più marcatamente liberista. Il 31 gennaio 1947 il progetto di Costituzione è presentato all'Assemblea Costituente. Dopo le dimissioni di Giuseppe Saragat da presidente dell'Assemblea, il comunista Umberto Terracini è eletto a presiederla. La prima parte della Costituzione, quella sui diritti e doveri dei cittadini, è fortemente innovativa. A suo fondamento vi è il principio della centralità della persona umana. Il rapporto fra individuo e Stato è rovesciato rispetto al totalitarismo fascista che voleva l'individuo per lo Stato. Lo Stato non è più l'unica espressione giuridica della società. Sono riconosciuti gli enti intermedi, dalla famiglia agli enti territoriali ad altri ordinamenti, come quello internazionale. A questa visione si ispira l'idea di riconoscere lo Stato e la Chiesa Cattolica, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ma lo stesso articolo contiene anche un richiamo ai patti del Laterano del 1929, firmati da Mussolini. Questa norma suscita un appassionato ed elevato dibattito, al quale partecipa, con il suo unico intervento sul testo costituzionale, lo stesso De Gasperi. Oggi, nella Costituzione, secondo il concordato, dice De Gasperi, i vescovi vengono chiamati a giurare e giurano con questa formula: io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il capo della Repubblica Italiana e il governo stabilito secondo la legge costituzionale dello Stato. Amici, non siamo in Italia così solidificati, così cristallizzati nella forma del regime da poter rinunziare con troppa generosità a simili impegni così solennemente presi. La norma è approvata alla fine con il voto anche dei comunisti nella notte del 25 marzo 1947. Prevale sull'obiettiva incompatibilità fra alcune norme del concordato e i nuovi principi costituzionali posta in luce fra gli altri da Benedetto Croce e da Piero Calamandrei, la preoccupazione di assicurare alla nascente Repubblica il consenso della Chiesa Cattolica. Di profilo meno alto è il compromesso che si raggiunge nella seconda parte della Costituzione sull'ordinamento della Repubblica. Vi era un'esigenza di mutua garanzia fra i partiti, che non avevano ancora in comune una concezione della democrazia e che non erano reciprocamente legittimati. I costituenti avvertirono la necessità di superare quel parlamentarismo che aveva contribuito alla crisi della democrazia italiana nel primo dopoguerra, ma non poterono superarlo e realizzarono un connubio fra parlamentarismo e proporzionalismo che ha finito per esaltare senza limiti e senza controlli il ruolo dei partiti a danno del rapporto tra cittadini e istituzioni democratiche. I limiti della scelta, allora inevitabile, risulteranno evidenti nel seguito della storia della Repubblica. A cavallo della crisi di maggio si colloca l'approvazione del trattato di pace, definito dalle potenze vincitrici nella conferenza di Parigi della primavera-estate 1946.
ben poco era stato accolto delle aspirazioni italiane. Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. Ma l'umiliazione più grave fu quella contenuta nel preambolo, dove si sottolineava che l'Italia era una delle tre nazioni che avevano provocato la guerra. Si rifiutava cioè in pieno quella distinzione fra l'Italia e il fascismo, per la quale si erano battuti i governi della liberazione e prima ancora gli esuli antifascisti, quella distinzione che la partecipazione degli italiani alla guerra e tutti i sacrifici subiti avevano reso concreta e ben visibile agli occhi degli italiani e degli stessi alleati. La nuova Italia si vedeva, con quella clausola del preambolo, ancora legata al fascismo. Questa percezione psicologica che gli italiani ebbero del trattato è all'origine della lunga e travagliata vicenda della sua approvazione. Contraria alla ratifica, Benedetto Croce e Vittorio Emanuele Orlando. Quest'ultimo concluse il suo discorso di un'ora e tre quarti con l'accusa al governo di cupidigia di servilismo. L'intervento di Einaudi fu di ispirazione antitetica a quello di Orlando, tutto proteso verso la prospettiva dell'unificazione dell'Europa. L'unico ideale, gli disse, per cui valga la pena di lavorare, l'unico ideale capace a salvare davvero l'indipendenza dei popoli. Togliatti e Nenni polemizzarono naturalmente contro il carattere di parte del governo e chiesero un rinvio della ratifica. De Gasperi nella sua replica condivise la protesta contro la durezza del trattato. Tolse al voto ogni significato di fiducia al governo, ma gli fu facile replicare alla proposta di rinvio, ricordando le sollecitazioni avute proprio dalla sinistra per una rapida definizione del trattato di pace. La ratifica alla fine fu approvata con 262 voti a favore, 68 contro e 80 astensioni. Prevalse in definitiva sulle ragioni di parte la visione di un interesse generale. Prevalse lo spirito della Costituente. Ma tale spirito era minacciato dall'evolvere della situazione internazionale. Fra il 22 e il 27 settembre, vicino a Breslavia, in Polonia, si tiene la conferenza da cui nasce il Cominform, l'organizzazione di coordinamento dei partiti comunisti nel mondo, che sostituì il Comintern, sciolto durante la guerra. Ai comunisti italiani i sovietici rimproverano un atteggiamento debole e incerto nella lotta contro l'imperialismo americano. La proposta togliattiana della via italiana al socialismo è duramente contraddetta. Il PC si allinea alle direttive del Cominform. Togliatti giungerà a denunciare le illusioni democratico-parlamentari che si possono creare nel nostro partito e nel nostro popolo. Il 4 ottobre si svolge in Assemblea Costituente una discussione su una mozione di sfiducia al governo presentata da Nenni. L'attacco al governo, e in particolare al ministro degli interni, Mario Scelba, è durissimo. Scelba ha allontanato dalla polizia gli ex partigiani comunisti, ha rafforzato le forze dell'ordine aumentandone gli organici e dotandole di nuovi mezzi, autoblindo e jeep militari acquistate dagli americani. Ha moltiplicato i reparti celeri per la repressione dei disordini. Si è avvalso anche di elementi legati al passato regime. La sua opera è stata e risulterà essenziale per la tutela dell'ordine pubblico. Ma contro di lui le sinistre scagliano l'accusa di assassino e di fascista. La mozione di sfiducia non passa. Il governo si è rafforzato con l'apporto dei due partiti, repubblicano e socialdemocratico, che avevano criticato l'esclusione delle sinistre dal governo nella crisi di maggio, ma che entrano nella maggioranza dopo la costituzione del Cominform. Non vi sono più spazi per posizioni equidistanti fra i due schieramenti. Alla fine di novembre il governo deve affrontare una nuova prova di forza. I prefetti di nomina politica del periodo post-resistenziale sono stati sostituiti da prefetti di carriera di più sicura fedeltà al governo. Uno degli ultimi prefetti politici rimasti è quello di Milano,
Ettore Troilo e il governo ne dispone la sostituzione. La reazione della sinistra è violenta. Viene proclamato uno sciopero generale di protesta. Formazioni di partigiani, sotto la guida del comunista Giancarlo Paietta, occupano la prefettura ed altri edifici pubblici. Ma Scelba resiste e impone la volontà del governo. Frattanto Nenni, in vista delle future elezioni politiche, ha lanciato la proposta di un fronte democratico di popolo per la libertà, il lavoro e la pace. Pertini ed altri socialisti sono contrari. Togliatti deve adeguarsi ai nuovi indirizzi imposti dal Cominform. Il 28 dicembre, nella sala del Planetario a Roma, nasce il fronte. Sono poste le premesse dello scontro elettorale del 18 aprile 1948. Negli stessi giorni l'Assemblea Costituente, il 22 dicembre, approva la nuova Costituzione a larghissima maggioranza. Entrerà in vigore il 1 gennaio 1948. Lo scontro politico non ha impedito l'accordo sulla Costituzione della Repubblica. Sono le ore 17 quando il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della firma. Due calamai, quattro penne da ufficio rievocano la frugalità tra cui sono nate tutte le grandi carte democratiche, a cominciare dalla settecentesca e americana Dichiarazione dei Diritti. L'ho letta attentamente, possiamo firmare con sicura coscienza, ha detto poco prima De Nicola a De Gasperi. L'avvocato De Nicola è un grande giurista, siamo tranquilli anche noi. Tocca ora a Terracini, poi toccherà a De Gasperi. Le quattro penne sono andate a Pacciardi, Saragat, Gonella e a un giornalista senza dubbio dotato di giornalistica prontezza. Da queste cartelle di cuoio la Costituzione passa ora nello spirito e nelle forme della vita nazionale. Noi, tutti gli italiani, giuriamo di osservarla. All'inizio degli anni 50, gran parte delle ferite provocate dalla guerra erano state rimarginate. L'Italia cominciava a marciare con le proprie gambe e a riprendere contatto con la realtà internazionale. Ma la riduzione dei dazi doganali all'importazione, sia pur di non più del 10%, decisa nel novembre 1951 dal ministro del commercio estero Ugo La Malfa, sembrava una sfida assolutamente temeraria tanto ai principali gruppi industriali che ai sindacati. E il presidente del Consiglio De Gasperi in settembre aveva dovuto riprendere la via degli Stati Uniti per sollecitare ulteriori aiuti. E li aveva ottenuti grazie alla stabilizzazione democratica e all'adesione al Patto Atlantico. L'agricoltura era ancora l'asse portante della nostra economia. Non soltanto al sud, dove più di 100.000 capi famiglia contadini stavano provvedendo al dissodamento delle terre incolte loro assegnate dalla riforma agraria, varata nell'ultimo scorcio del 1950 per iniziativa del ministro Antonio Segni.
grande alluvione che si abbatté nel novembre 1951 sul Piemonte, la Liguria, il Comasco e soprattutto sul Polesine, rivelò attraverso le immagini più crude della tragedia l'esistenza anche al nord di vaste plaghe rurali afflitte da una povertà endemica, inchiodate ad un'economia di pura sussistenza. Proprio da queste zone era ripreso in forme non dissimili da quelle di fine Ottocento l'esodo di tanta gente in cerca di lavoro verso vari paesi europei e le Americhe. Milano, Torino e altri centri industriali non offrivano per il momento alternative all'immigrazione verso l'estero. Molti erano ancora i disoccupati in attesa di una sistemazione. Nelle fabbriche, dopo la riattivazione degli impianti, era subentrato un clima di grande incertezza. Dallo scoppio della guerra di Corea nel giugno 1950, il costo delle materie prime era salito alle stelle e i rifornimenti si erano man mano assottigliati. Tant'è che il governo avrebbe voluto, come succedeva nel periodo bellico, porre sotto suo diretto controllo la distribuzione delle scorte e regolamentare consumi, salari e prezzi. Nemmeno 5 anni dopo, l'Italia dava già l'impressione di un paese in via di profondo cambiamento. A simboleggiare questa svolta fu l'inizio della motorizzazione di massa. Nel marzo 1955 uscì dalla catena di montaggio della Fiat la 600, un'utilitaria a 4 posti, immessa sul mercato a un prezzo contenuto e pagabile a rate. Qualche mese dopo si festeggiò alla Piaggio la comparsa del 1000esimo esemplare della Vespa, che con la Lambretta, prodotta dagli Innocenti, aveva segnato nel dopoguerra il passaggio degli italiani dalla bicicletta allo scooter. In quello stesso anno venne presentato dal governo un piano decennale di costruzioni autostradali. La principale di queste nuove arterie era l'Autostrada del Sole da Milano a Napoli. Accorciando tempi di percorrenza fra il nord e il centro-sud, essa contribuirà, via via che sarà realizzata nei suoi vari tronchi, a intensificare gli scambi fra le diverse parti della penisola e ad ampliare le dimensioni del mercato interno. La diffusione delle 4 ruote mutò progressivamente lo stile di vita degli italiani e impresse fin da subito, per i suoi molteplici effetti indotti, nuove cadenze alla vita economica. La produzione d'acciaio e di laminati, assicurata in gran parte dalle imprese dell'IRI, conobbe notevoli sviluppi. E l'ENI non solo intensificò le ricerche di metano e petrolio in varie località italiane, ma strinse anche rapporti diretti con alcuni paesi produttori di greggio in Medio Oriente per rifornire la catena di distributori dell'AGIP che si stava allungando dall'uno all'altro capo della penisola. Altrettanto importanti furono i cambiamenti prodotti dall'avvento di una serie di beni di consumo durevoli. Tra il 1958 e il 1963 i frigoriferi da 370.000 diventarono 1.500.000, le lavatrici passarono da 72.000 a 262.000 e in un numero crescente di abitazioni gli impianti elettrici e a gas per la cucina e il riscaldamento sostituirono le vecchie stufe a legna e a carbone. In quasi tutti i settori l'economia italiana innestò una marcia più alta.
il settore tessile crebbe a ritmi superiori alle più ottimistiche previsioni. La produzione di macchine da scrivere venne quadruplicandosi. Quella delle macchine contabili aumentò di quasi 10 volte. La fabbricazione di materie plastiche registrò un incremento di oltre 15 volte, grazie anche alle originali soluzioni adottate dalla Montecatini in base alle ricerche di Giulio Natta. In complesso, la produzione dell'industria manifatturiera italiana nell'ambito dell'Europa occidentale, che alla vigilia della guerra era pari all'8%, salì al 12,3% entro il 1962. L'Italia riuscì così a ridurre, dopo una lunga rincorsa intrapresa da metà 800, i suoi divari di partenza con l'Inghilterra, la Germania e la Francia, e a sopravanzare paesi come il Belgio e l'Olanda, che l'avevano preceduta fino ad allora. Nessuno aveva lontanamente immaginato questa eccezionale espansione economica, tanto più in uno spazio così breve di tempo e dopo una tragica guerra persa. Il reddito complessivo della nazione è aumentato. Nel gennaio 1955, illustrando il suo piano per lo sviluppo del reddito e dell'occupazione, il ministro delle Finanze Ezio Vanoni aveva espresso una valutazione estremamente prudente sulle potenzialità del sistema produttivo. In termini reali del 4,6%. Si continuava a confidare allora soprattutto sull'edilizia e sulle opere pubbliche, ossia sui tradizionali stantuffi della nostra economia. In realtà la società italiana, animata com'era da una gran voglia di fare e di migliorare, possedeva assai più capacità e risorse di quanto pensasse la classe politica. I governi di centro, pur tra non pochi sussulti dovuti, dopo la scomparsa nel 1954 di De Gasperi, all'avvicendamento al loro vertice di vari esponenti della Democrazia Cristiana, non sempre in accordo fra loro, ebbero comunque il merito di assecondare questa carica di vitalità e di iniziativa. E lo fecero con una linea di condotta attenta a coniugare la stabilità finanziaria con l'incremento degli investimenti pubblici e vari incentivi a sostegno dell'industria. Numerosi furono i fattori che resero possibile quello che venne definito il miracolo economico. Innanzitutto, l'esistenza di un abbondante serbatoio di manodopera permise alle imprese di contenere la dinamica salariale e di far leva su costi di produzione relativamente più bassi che in altri paesi occidentali. Non secondariamente, l'adozione da parte delle grandi industrie di alcune tecnologie già collaudate nei paesi più avanzati elevò rapidamente gli indici di produttività. Inoltre, il trend relativamente costante dei prezzi delle materie prime si rivelò essenziale per un paese come l'Italia, privo di consistenti risorse minerarie. Altrettanto preziosa fu l'utilizzazione di nuove fonti energetiche, come quelle scaturite dalla valorizzazione del metano e dalla diffusione di centrali termoelettriche. Infine, ma non ultimo, il livello relativamente basso dei tassi di interesse e di conseguenza del costo del denaro diede impulso agli investimenti. E ciò in virtù di un crescente volume di depositi bancari
e della stabilità monetaria garantita dalla severa azione di vigilanza della Banca d'Italia. La crescita del sistema economico poté così aver luogo senza accentuate pressioni inflazionistiche. In questo contesto assunsero sempre più rilievo e influenza tanto gli uomini dell'alta finanza quanto i principali esponenti della grande industria. Se il governatore della Banca d'Italia, Donato Menichella, garantì la stabilità della lira al punto che essa ottenne nel 1960 l'Oscar come una delle più salde monete europee, non meno efficace risultò l'opera a sostegno dello sviluppo di altri autorevoli banchieri, da Raffaele Mattioli a Imbriani Longo a Enrico Cuccia. Nel firmamento industriale spiccavano i nomi del leader della Fiat, Vittorio Valletta, di alcune grandi dinastie familiari, dai Pirelli agli Orlando, dai Falca ai Pesenti, dai Cini ai Costa ai Marzotto. Di Oscar Sinigaglia e di Ernesto Mannelli a capo della Finsider, di Adriano Olivetti con la sua fabbrica modello a misura d'uomo, di Guglielmo Reis Romoli alla guida della STET, a cui si doveva il rinnovamento dei servizi telefonici, di Enrico Mattei, il protagonista delle fortune dell'ENI. Furono Valletta e Mattei i principali attori di questa stagione di grande fervore e in pari tempo i capofila dei più importanti centri di potere. Noi riteniamo che ciò che si è raggiunto dall'Italia a riguardo... Valletta, che nel 1945 era successo al senatore Agnelli alla guida del maggiore gruppo privato italiano, era stato un risoluto fautore fin dall'immediato dopoguerra della produzione industriale in grande serie quale volano per la formazione di un mercato nazionale di massa e per l'internazionalizzazione dell'economia italiana. E il grande successo della 500, ancor più piccola della 600, sfornata nel 1957 dagli stabilimenti ulteriormente ingranditi di Mirafiori, gli stava dando ampiamente ragione. Mattei, comandante dei partigiani democristiani durante la resistenza, si era trovato all'indomani della guerra a capo di un'azienda come l'Agip, che veniva considerata poco più di un carrozzone del regime autarchico dell'anteguerra. Ma la rendita metanifera, derivante dall'esclusiva dei giacimenti della Valpadana e di altre regioni, era poi bastata a Mattei, alla guida dal 1953 dell'ente petrolifero di Stato, per dar battaglia con successo tanto a due potentati della chimica e dell'elettricità, come la Montecatini e la Edison, quanto alle cosiddette sette sorelle, le multinazionali che detenevano il monopolio dell'oro nero a livello mondiale. Il Presidente della Repubblica consegna ai neocavalieri del lavoro le insegne dell'ordine. Straordinaria fu anche la vicenda di alcuni capitani d'industria venuti su pressoché dal nulla o fattisi le ossa cominciando dalla gavetta, che diedero vita a nuove grandi fabbriche e contribuirono a espandere la base produttiva in zone appena lambite in passato dal processo di sviluppo. È quanto accadde, per fare solo un esempio, nel caso di Giovanni Borghi e di Aristide Merloni, la cui ascesa coincise con quella di un settore industriale come quello degli elettrodomestici, in cui il nostro paese finirà per eccellere su scala europea. Altrettanto sorprendente fu l'affermazione sull'impresa di Giovanni e Michele Ferrero, che, cominciando dalla lavorazione della nocciola, giunse a conquistare in breve tempo una posizione di assoluto rilievo nella produzione dolciaria e del cioccolato sui principali mercati. Nel 1961 l'Italia celebrò il centenario dell'unità in un clima di forte ottimismo. Per l'occasione venne allestita una grande esposizione internazionale a Torino, nella cornice del Parco del Valentino. A Luigi Nervi e ad altri architetti di grido
venne affidato il compito di imprimere alla manifestazione, nell'allestimento dei vari padiglioni della rassegna, un carattere tangibilmente avveniristico di razionalità e di progresso. A quella data gli addetti all'industria erano giunti a sopravanzare gli occupati nell'agricoltura e l'indice di crescita del reddito nazionale superava l'8%. Fra i paesi dell'Europa occidentale, solo la Germania federale era riuscita a conseguire un tasso di sviluppo così elevato. L'ingresso dal 1958 nel mercato comune europeo, istituito con i trattati di Roma del marzo 1957, stava premiando le nostre esportazioni. Ogni anno esse aumentavano mediamente di oltre il 16% e non si trattava più, come in passato, di prodotti agricoli e semilavorati, ma per lo più di prodotti industriali finiti. Il segreto del successo stava nella combinazione fra capitalismo pubblico e capitalismo privato che si integravano a vicenda. Il primo in quanto si occupava soprattutto dei settori di base, il secondo in quanto operava per lo più nel comparto dei beni di consumo. Quanto al governo di questa sorta di economia mista, esso consisteva in un impasto di liberismo, senza peraltro le autentiche regole di un sistema concorrenziale di mercato, e di interventismo statale, ma senza un disegno generale di programmazione. Il boom economico interessò soprattutto le regioni dell'Italia settentrionale e alcune regioni del centro come la Toscana e l'Emilia, dove da tempo era concentrata la parte più rilevante dei capitali e delle attività industriali. Al nord si registrava inoltre un regime di quasi piena occupazione anche fra la manodopera generica. Al sud le iniziative della Cassa per il Mezzogiorno e altri interventi straordinari dello Stato per la realizzazione di servizi e infrastrutture migliorarono le condizioni di vita della popolazione e elevarono i redditi e i consumi, ma non bastarono a innescare un processo di sviluppo autonomo. Perciò furono soprattutto le industrie settentrionali ad avvantaggiarsi della crescita della domanda manifestatasi nel mezzogiorno, sia pure a livelli molto inferiori a quelli del nord. Il preesistente divario fra le due sezioni della penisola, fra il settentrione e il meridione, non era peraltro l'unica anomalia del convulso processo di sviluppo avvenuto in quegli anni. In concomitanza con la propagazione delle ciminiere e l'insediamento di ingenti nuclei di maestranze, la speculazione immobiliare s'era impadronita delle principali aree urbane, prive spesso di nuovi o adeguati piani regolatori e perciò esposte all'avanzata indiscriminata del cemento. Nei luoghi di lavoro alle innovazioni tecnologiche e organizzative non aveva corrisposto lo sviluppo di un equilibrato sistema di relazioni industriali. Tranne poche eccezioni, gli imprenditori ricorrevano sia alle misure disciplinari e alle discriminazioni politiche, ancorché più pesanti, sia alle lusinghe del paternalismo, all'erogazione di particolari provvidenze, pur di reprimere le forme più antagonistiche di dissenso in fabbrica e assicurarsi la dedizione dei lavoratori all'azienda. A farne le spese fu soprattutto il sindacato socialcomunista.
Il crollo subito dalla CGIL nel marzo 1955 alle elezioni per la commissione interna della Fiat, per allargare il successo, dovuto peraltro anche ai suoi stessi errori di valutazione, fu il primo di una sequenza di sconfitte in altri grandi stabilimenti. Se ne avvantaggiò soprattutto la CISL che, avendo intuito per tempo la portata delle trasformazioni in corso nell'organizzazione del lavoro, seppe utilizzare efficacemente lo strumento della contrattazione aziendale. Permetterà agli operai di ottenere miglioramenti economici e normativi sul piano di una stretta collaborazione tra datore di lavoro e lavoratori. Nei cantieri edili e nelle miniere non esistevano in molti casi adeguate misure di sicurezza. Tra il 1954 e il 1955, in due incidenti sul lavoro a Ribolla e a Spoleto, morirono più di 60 minatori. Analoga fu peraltro la sorte di 139 emigrati in Belgio che nell'agosto 1956 persero la vita in una miniera di carbone a Marcinelle. Nel sud alcune industrie tradizionali come le zolfare erano ormai ridotte allo stremo. E nelle campagne i contadini erano pur sempre alla ricerca di un lavoro o di un piccolo fazzoletto di terra, giacché la riforma agraria non aveva potuto esaurire tutte le richieste. Se l'atteggiamento del padronato era improntato in genere ad un rude conservatorismo, le organizzazioni operaie a loro volta peccavano di scarsa autonomia. I tre principali sindacati, emersi dopo la rottura nel luglio 1948 dell'unità sindacale, stentavano ad affrancarsi dalla prassi del collateralismo da funzioni strumentali e subalterne nei rapporti con i partiti politici. Di fatto, in quegli anni, l'unico risultato tangibile in materia di rapporti di lavoro fu l'accordo siglato con la Confindustria nel gennaio 1957, che introdusse il meccanismo della scala mobile per adeguare i salari al costo della vita. Spesso l'aumento delle retribuzioni era il risultato, più che di contrattazioni fra le parti, di singole concessioni dall'alto e della pratica diffusa degli straordinari. Nonostante questi altri squilibri e sperequazioni, l'Italia era comunque approdata, grazie ai venti favorevoli di un'alta congiuntura, allo stadio di una moderna società industriale. In generale, anche il tenore di vita era sensibilmente migliorato. Nel 1962 le automobili in circolazione erano oltre 4 milioni. Una famiglia su due possedeva il frigorifero e una su quattro la lavatrice. In quasi metà delle case degli italiani troneggiava un televisore, da quando nel 1954 la RAI aveva messo in onda le prime trasmissioni sul piccolo schermo. Insieme alla motorizzazione, la televisione divenne l'emblema dei mutamenti in corso nel paese. Già che essa, insieme agli spettacoli di svago e di intrattenimento, contribuiva a diffondere fin nelle più sperdute borgate i fondamenti culturali e le immagini di una realtà sociale più aperta e articolata. Della televisione, l'industria si servì per reclamizzare e accreditare i suoi prodotti attraverso un programma divenuto presto popolare, Carosello, trasmesso nelle ore di maggiore ascolto. Il dopoguerra era ormai un pallido ricordo,
quando nel 1960 apparve nelle sale cinematografiche un film come La dolce vita di Federico Fellini, che sembrava intonato ai vaporosi sogni di benessere e di evasione dell'italiano medio. Ancora forte era tuttavia l'influenza nei costumi e nella mentalità del mondo contadino di certi valori tradizionali. I legami di parentela, la rete di solidarietà familiari, la raccomandazione del parroco o del notabile di turno, la proverbiale arte di arrangiarsi e la ruvida furbizia ereditata dalla gente di campagna, il controllo sociale esercitato dal vicinato e dalla comunità continuavano a segnare un po' dovunque la vita e la psicologia collettiva e i modelli di comportamento individuali. D'altra parte, la modernizzazione era guardata con sospetto tanto dalla Chiesa quanto dall'estrema sinistra. La prima, in quanto temeva che essa avrebbe prima o poi messo in discussione i suoi precetti morali e allontanato la gente dalla devozione e dalle pratiche religiose. La seconda, in quanto riteneva che quella prima ventata di sviluppo e di consumismo inducesse gli italiani a far propri i principi e i modelli del neocapitalismo americano che essa rifiutava in nome di una pretesa superiorità del sistema sovietico. Quella che stava avvenendo nella penisola in quegli anni era in sostanza una trasformazione per certi aspetti rivoluzionaria sul piano strutturale, ma assai più circoscritta e in sordina sul piano culturale e sociale. Lo aveva intuito Guido Piovene in un suo libro, Viaggio in Italia, pubblicato nel 1957, dalle cui pagine emergeva il ritratto di un paese che stava adattandosi ai mutamenti economici in atto attraverso una somma di approcci graduali ed empirici, sovente confusi e disordinati. Una testimonianza per tanti aspetti pregnante su questa fase di transizione, segnata dall'intreccio ibrido fra la persistenza di antiche consuetudini e l'irruzione di mode e usanze orecchiate dall'estero, la si può ritrovare nella cosiddetta commedia all'italiana, che cominciò a imporsi dalla fine degli anni 50. Si trattava infatti di un genere cinematografico che per tanti versi era l'espressione e lo specchio di una società ambivalente, in bilico fra il vecchio e il nuovo. Grazie, io non fumo, ma ogni tanto mi piace. Di una società in parte ancora sparagnina e frugale, in parte già suggestionata dai miti del consumismo. Ti faccio una cambiale a 6 mesi. Ci hai creduto, eh? In parte provinciale codina, attardata su viete convenzioni. In parte ricca di fermenti e tensioni progettuali, alla rincorsa di tutto ciò che sapesse di moderno anche nei suoi aspetti più superficiali. Al di là di questa miscela di elementi contraddittori, c'era in ogni caso un dato di fatto dominante. Pur fra tanti scompensi, mai prima di allora, nella sua storia nazionale, l'Italia aveva conosciuto un così intenso processo di sviluppo. E ciò bastava ad alimentare la convinzione che con alcuni correttivi e un altro grappolo di riforme si potesse portare infine a compimento, a un secolo di distanza dall'unificazione politica, anni così cristallizzati nella forma del regime da poter rinunziare con troppa generosità a simili impegni così solennemente presi. La norma è approvata alla fine con il voto anche dei comunisti nella notte del 25 marzo 1947. Prevale sull'obiettiva incompatibilità fra alcune norme del concordato
e i nuovi principi costituzionali, posta in luce fra gli altri da Benedetto Croce e da Piero Calamandrei, la preoccupazione di assicurare alla nascente Repubblica il consenso della Chiesa Cattolica. Di profilo meno alto è il compromesso che si raggiunge nella seconda parte della Costituzione sull'ordinamento della Repubblica. Vi era un'esigenza di mutua garanzia fra i partiti, che non avevano ancora in comune una concezione della democrazia e che non erano reciprocamente legittimati. I costituenti avvertirono la necessità di superare quel parlamentarismo che aveva contribuito alla crisi della democrazia italiana nel primo dopoguerra, ma non poterono superarlo e realizzarono un connubio fra parlamentarismo e proporzionalismo che ha finito per esaltare senza limiti e senza controlli il ruolo dei partiti a danno del rapporto tra cittadini e istituzioni democratiche. I limiti della scelta, allora inevitabile, risulteranno evidenti nel seguito della storia della Repubblica. A cavallo della crisi di maggio si colloca l'approvazione del Trattato di pace, definito dalle potenze vincitrici nella Conferenza di Parigi della primavera-estate 1946. Ben poco era stato accolto delle aspirazioni italiane. Prendendo la parola in questo consesso mondiale, sento che tutto, tranne la vostra personale cortesia, è contro di me. E soprattutto la mia qualifica di ex nemico, che mi fa considerare come imputato. Ma l'umiliazione più grave fu quella contenuta nel preambolo, dove si sottolineava che l'Italia era una delle tre nazioni che avevano provocato la guerra. Si rifiutava cioè in pieno quella distinzione fra l'Italia e il fascismo, per la quale si erano battuti i governi della liberazione e prima ancora gli esuli antifascisti, quella distinzione che la partecipazione degli italiani alla guerra e tutti i sacrifici subiti avevano reso concreta e ben visibile agli occhi degli italiani e degli stessi alleati. La nuova Italia si vedeva. Vede nel futuro. Da sempre polemizzava con le tesi di Keynes, che vedeva nella spesa pubblica, anche a costo di un disavanzo temporaneo di bilancio, un elemento propulsivo dell'attività economica. In ogni caso Einaudi riteneva che l'Italia sarebbe stata ricostituita e rinnovata nella libertà, per dirla con le sue parole, quanto più saldi e intensi fossero stati i rapporti economici con le democrazie occidentali. E ciò per il tramite degli organismi internazionali, a cominciare dal Fondo Monetario, istituiti nel 1944 a Bretton Woods sotto l'egida del governo americano. Ma perché questo fosse possibile, occorreva dare concrete garanzie di affidabilità, non solo bloccando l'inflazione, su cui tutti ovviamente erano d'accordo, ma riducendo anche drasticamente la spesa pubblica e indirizzando il flusso di liquidità verso il settore privato, che era invece quanto i partiti di sinistra non erano disposti a sottoscrivere in pieno. Simili considerazioni Einaudi aveva ribadito il 31 marzo nella relazione annuale della Banca d'Italia. Esse erano sostanzialmente condivise da De Gasperi, dopo che egli aveva potuto accertarsi durante il suo viaggio negli Stati Uniti che non c'erano altre vie d'uscita. Ricorderà Guido Carli, che l'aveva accompagnato, De Gasperi non aveva una visione dell'assetto economico esistente, né di quello verso il quale sarebbe stato auspicabile indirizzare il paese. Tuttavia capì che l'adesione agli istituti di Bretton Woods avrebbe promosso lo sviluppo di una miriade di legami economici con l'Occidente industrializzato, in modo da rendere impossibile un suo sradicamento politico dalla comunità dei paesi a democrazia parlamentare. Considerando la formula di governo tripartito non più rispondente alle esigenze del paese, De Gasperi si dimise il 13 maggio. Montecitorio, molti aspettano ancora le annunciate dichiarazioni di De Gasperi. Invece egli legge poche parole. Ho rassegnato le dimissioni nelle mani del capo dello Stato.
Tre settimane dopo, De Gasperi costituì il suo quarto ministero. Posti chiave intorno al tavolo su cui saranno portati i problemi di quest'ora difficile. Chiamò a parteciparvi democristiani, liberali e alcuni indipendenti di area laica. Sforza indipendente conserva gli esteri. Accanto a Merlin ecco Tupini, lavori pubblici. Fanfani ha il lavoro. Ad Einaudi, chiamato a ricoprire la carica di vicepresidente del Consiglio, egli affidò il dicastero del bilancio col compito di procedere al risanamento finanziario di violenza. Particolarmente preoccupante è la situazione in Emilia-Romagna, dove una tragica scia di violenze si allunga dai giorni della liberazione fino ai giorni successivi alle elezioni del 46 ed oltre. L'unità contrattacca accusando l'autorità governativa di sostenere bande fasciste. Si estendono i rastrellamenti di armi che portano al recupero di migliaia di cannoni, mortai, mitragliatrici, bombe a mano, fucili, esplosivo in quantità ingente. Il successo della Democrazia Cristiana nelle elezioni del 2 giugno ha suscitato per reazione una rinascita di anticlericalismo, a sinistra come a destra. Compaiono nelle edicole fogli anticlericali come il Don Basilio, il Mercante, il Pollo. De Gasperi riafferma la linea liberale del governo, ma deplora gli eccessi e denuncia una campagna di diffamazione in atto contro la Chiesa e il Papa. A San Pietro è promossa una grande manifestazione per opporsi all'anticlericalismo. Anche nella DC il disagio è profondo. Dall'esterno del partito si accentuano le pressioni per una rottura della collaborazione con le sinistre e uno spostamento dell'asse della maggioranza verso le destre. Un appunto manoscritto di De Gasperi, datato 12 novembre 1946, ci dà notizia di un suo incontro con Monsignor Montini. Il sostituto della Segreteria di Stato Vaticana gli ha comunicato che la collaborazione con i partiti anticlericali non è più ammessa e che, se la DC dovesse continuare in tale collaborazione, sarebbe considerata partito filo nemico. Le elezioni amministrative del novembre 1946 rappresentano per la DC un avvertimento ancora più duro. Essa perde consensi in favore dei partiti di destra e in particolare dell'uomo qualunque. In molti centri del sud, l'uomo qualunque scavalca la DC. Ma ancor più decisivo è il rapido deterioramento dei rapporti fra Unione Sovietica e Stati Uniti. Già all'inizio del 1946, la prima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, convocata a Londra, si era trasformata in uno scontro propagandistico. I sovietici avevano inaugurato l'uso del diritto di veto. Poche settimane dopo, nel febbraio, Stalin aveva ribadito la teoria della impossibile coesistenza del sistema comunista e di quello capitalista. Nel marzo Churchill aveva pronunciato a Fulton il discorso sulla cortina di ferro calata sull'Europa da Stettino a Trieste. La sperata vittoria. Nella base serpeggia il dubbio che il voto democratico sia strumento inefficace per l'avvento del socialismo. È diffusa l'attesa dell'ora X, l'ora della rivoluzione. Le difficili condizioni economiche, la penuria di alimenti e di alloggi, la disoccupazione diffusa danno luogo a vivaci proteste popolari che i partiti della sinistra utilizzano polemicamente contro il governo, di cui pure fanno parte. Il 9 ottobre del 1946 una manifestazione popolare al Viminale si conclude con il tragico bilancio di 4 morti e 141 feriti. A Napoli, fra il 17 e il 19 dicembre, uno sciopero generale indetto dalla Camera del Lavoro per denunciare la carenza degli approvvigionamenti alimentari è occasione di atti di violenza. Particolarmente preoccupante è la situazione in Emilia-Romagna, dove una tragica scia di violenze si allunga dai giorni della liberazione fino ai giorni successivi alle elezioni del 46 ed oltre. L'unità contrattacca accusando l'autorità governativa di sostenere bande fasciste. Si estendono i rastrellamenti di armi che portano al recupero di migliaia di cannoni, mortai, mitragliatrici, bombe a mano,
fucili, esplosivo in quantità ingente. Il successo della Democrazia Cristiana nelle elezioni del 2 giugno ha suscitato per reazione una rinascita di anticlericalismo, a sinistra come a destra. Compaiono nelle edicole fogli anticlericali come il Don Basilio, il Mercante, il Pollo. De Gasperi riafferma la linea liberale del governo, ma deplora gli eccessi e denuncia una campagna di diffamazione in atto contro la Chiesa e il Papa. A San Pietro è promossa una grande manifestazione per opporsi all'anticlericalismo. Anche nella DC il disagio è profondo. Dall'esterno del partito si accentuano le pressioni per una rottura della collaborazione con le sinistre e uno spostamento dell'asse della maggioranza verso le destre. Un appunto manoscritto di De Gasperi, datato 12 novembre 1946, ci dà notizia di un suo incontro con Monsignor Montini. Il sostituto della Segreteria di Stato Vaticana gli ha comunicato che la collaborazione con i partiti anticlericali non è più ammessa e che, se la DC dovesse continuare in tale collaborazione, sarebbe considerata partito filo nemico. Le elezioni amministrative del novembre 1946 rappresentano per l'autunno del 1947 riuscirono a bloccare la spirale inflazionistica. Fu così possibile migliorare la bilancia dei pagamenti e disporre di una moneta stabile, che erano condizioni indispensabili per la stipulazione di accordi multilaterali valutari e il reinserimento dell'Italia nei circuiti internazionali. Sul piano politico, il salvataggio della lira non solo costituì un fattore importante per il rafforzamento del nuovo governo di centro, di cui erano entrati a far parte a metà dicembre repubblicani e socialdemocratici. Fu anche una delle premesse della vittoria della coalizione stretta intorno alla DC nelle elezioni del 18 aprile 1948. È vero che a questo successo contribuì in misura determinante l'inasprimento della guerra fredda che il governo di Washington attribuiva alla minaccia dell'espansionismo sovietico. Si temeva così che l'Italia divenisse, in caso di affermazione del fronte socialcomunista, una versione sia pur occidentale delle democrazie popolari dell'est europeo, come era avvenuto poche settimane prima del voto in Cecoslovacchia in seguito a un colpo di Stato ordito da Stalin. Di fatto, il salvataggio della lira e gli aiuti americani, assecondando la ripresa economica, diffusero fra gli italiani la speranza di una sorte migliore dopo tante sofferenze e frustrazioni. D'altra parte, era essenziale in quei difficili frangenti che si ricostituisse un clima di fiducia per rendere possibile un impegno e uno sforzo collettivo. Era quanto De Gasperi auspicava, allorché affermava: quando lo Stato capisce che non può farcela, si affidi ai cittadini. Si realizzò in tal modo una saldatura fra due universi assai distanti fra di loro, come il mondo della grande industria e della finanza e l'arcipelago più minuto dei piccoli produttori, degli esercenti e dei ceti contadini. Montecitorio, porta su via della missione. Qui lo studente Pallante ha sparato contro Togliatti. Una palla si è conficcata nel muro. Dall'infermeria del Parlamento Togliatti viene trasportato al policlinico. Il governo di centro riuscì così a superare anche il difficile tornante politico che si trovò ad affrontare nel luglio 1948 all'indomani dell'attentato a Togliatti, quando si sfiorò il pericolo che lo sciopero generale e l'occupazione di molte fabbriche da parte degli operai si trasformassero in un moto insurrezionale. Ha allontanato dalla polizia gli ex partigiani comunisti, ha rafforzato le forze dell'ordine aumentandone gli organici e dotandole di nuovi mezzi, autoblindo e jeep militari acquistate dagli americani. Ha moltiplicato i reparti celeri per la repressione dei disordini, si è avvalso anche di elementi legati al passato regime.
la sua opera è stata e risulterà essenziale per la tutela dell'ordine pubblico. Ma contro di lui le sinistre scagliano l'accusa di assassino e di fascista. La mozione di sfiducia non passa. Il governo si è rafforzato con l'apporto dei due partiti, repubblicano e socialdemocratico, che avevano criticato l'esclusione delle sinistre dal governo nella crisi di maggio, ma che entrano nella maggioranza dopo la costituzione del Cominform. Non vi sono più spazi per posizioni equidistanti fra i due schieramenti. Alla fine di novembre il governo deve affrontare una nuova prova di forza. I prefetti di nomina politica del periodo post-resistenziale sono stati sostituiti da prefetti di carriera di più sicura fedeltà al governo. Uno degli ultimi prefetti politici rimasti è quello di Milano, Ettore Troillo, e il governo ne dispone la sostituzione. La reazione della sinistra è violenta. Viene proclamato uno sciopero generale di protesta. Formazioni di partigiani, sotto la guida del comunista Giancarlo Pajetta, occupano la prefettura ed altri edifici pubblici. Ma Scelba resiste e impone la volontà del governo. Frattanto Nenni, in vista delle future elezioni politiche, ha lanciato la proposta di un fronte democratico di popolo per la libertà, il lavoro e la pace. Pertini ed altri socialisti sono contrari. Togliatti deve adeguarsi ai nuovi indirizzi imposti dal Cominform. Il 28 dicembre, nella sala del Planetario a Roma, nasce il fronte. Sono poste le premesse dello scontro elettorale del 18 aprile 1948. Negli stessi giorni l'Assemblea Costituente, il 22 dicembre, approva la nuova Costituzione a larghissima maggioranza. Entrerà in vigore il 1 gennaio 1948. Lo scontro politico non ha impedito l'accordo sulla Costituzione della Repubblica. Sono le ore 17 quando il Presidente della Repubblica prende posto al tavolo della firma. Due calamai, quattro penne da ufficio rievocano la frugalità tra cui sono nate tutte le grandi carte democratiche, a cominciare dalla settecentesca e... Con le sue parole, quanto più saldi e intensi fossero stati i rapporti economici con le democrazie occidentali. E ciò per il tramite degli organismi internazionali, a cominciare dal Fondo Monetario, istituiti nel 1944 a Bretton Woods sotto l'egida del governo americano. Ma perché questo fosse possibile, occorreva dare concrete garanzie di affidabilità non solo bloccando l'inflazione, su cui tutti ovviamente erano d'accordo, ma riducendo anche drasticamente la spesa pubblica e indirizzando il flusso di liquidità verso il settore privato, che era invece quanto i partiti di sinistra non erano disposti a sottoscrivere in pieno. Simili considerazioni Einaudi aveva ribadito il 31 marzo nella relazione annuale della Banca d'Italia. Esse erano sostanzialmente condivise da De Gasperi, dopo che egli aveva potuto accertarsi durante il suo viaggio negli Stati Uniti che non c'erano altre vie d'uscita. Ricorderà Guido Carli, che l'aveva accompagnato, De Gasperi non aveva una visione dell'assetto economico esistente, né di quello verso il quale sarebbe stato auspicabile indirizzare il paese. Tuttavia capì che l'adesione agli istituti di Bretton Woods avrebbe promosso lo sviluppo di una miriade di legami economici con l'Occidente industrializzato, in modo da rendere impossibile un suo sradicamento politico dalla comunità dei paesi a democrazia parlamentare. Considerando la formula di governo tripartito non più rispondente alle esigenze del paese, De Gasperi si dimise il 13 maggio. Montecitorio. Molti aspettano ancora le annunciate dichiarazioni di De Gasperi. Invece egli legge poche parole. Ho rassegnato le dimissioni nelle mani del capo dello Stato. Tre settimane dopo, De Gasperi costituì il suo quarto ministero. Finale, posti chiave intorno al tavolo su cui saranno portati i problemi di quest'ora difficile. Chiamò a parteciparvi democristiani, liberali e alcuni indipendenti di area laica.
Sforza, indipendente, conserva gli esteri. Accanto a Merlin, ecco Tupini, lavori pubblici. Fanfani ha il lavoro. Adeinaudi, chiamato a ricoprire la carica di vicepresidente del Consiglio, egli affidò il dicastero del bilancio col compito di procedere al risanamento finanziario e alla stabilizzazione monetaria. Soprattutto nel campo dell'economia e della ricostruzione. Il sorriso di De Gasperi significa lasciatemi lavorare. Nenni si rifiutò di rompere con il massimalismo e il frontismo. A sua volta Togliatti considerò il nuovo governo un'azione di vigilanza della Banca d'Italia. La crescita del sistema economico poté così aver luogo senza accentuate pressioni inflazionistiche. In questo contesto assunsero sempre più rilievo e influenza tanto gli uomini dell'alta finanza quanto i principali esponenti della grande industria. Se il governatore della Banca d'Italia, Donato Menichella, garantì la stabilità della lira, al punto che essa ottenne nel 1960 l'Oscar come una delle più salde monete europee, non meno efficace risultò l'opera a sostegno dello sviluppo di altri autorevoli banchieri, da Raffaele Mattioli a Imbriani Longo a Enrico Cuccia. Nel firmamento industriale spiccavano i nomi del leader della Fiat, Vittorio Valletta, di alcune grandi dinastie familiari, dai Pirelli agli Orlando, dai Falca ai Pesenti, dai Cini ai Costa ai Marzotto. Di Oscar Sinigaglia e di Ernesto Mannelli a capo della Finsider, di Adriano Olivetti con la sua fabbrica modello a misura d'uomo, di Guglielmo Reis Romoli alla guida della STET, a cui si doveva il rinnovamento dei servizi telefonici, di Enrico Mattei, il protagonista delle fortune dell'ENI. Furono Valletta e Mattei i principali attori di questa stagione di grande fervore e in pari tempo il capofila dei più importanti centri di potere. Noi riteniamo che ciò che si è raggiunto Valletta, che nel 1945 era successo al senatore Agnelli alla guida del maggiore gruppo privato italiano, era stato un risoluto fautore fin dall'immediato dopoguerra della produzione industriale in grande serie quale volano per la formazione di un mercato nazionale di massa e per l'internazionalizzazione dell'economia italiana. E il grande successo della 500, ancor più piccola della 600, sfornata nel 1957 dagli stabilimenti ulteriormente ingranditi di Mirafiori, gli stava dando ampiamente ragione. Mattei, comandante dei partigiani democristiani durante la resistenza, si era trovato all'indomani della guerra a capo di un'azienda come l'Agip, che veniva considerata poco più di un carrozzone del regime autarchico dell'anteguerra. Ma la rendita metanifera derivante, ma il nuovo governo, formatosi il 2 febbraio, vedeva ancora la partecipazione dei comunisti e dei socialisti di Nenni e non dei socialdemocratici di Saragat. Nell'aprile le elezioni siciliane registrano una nuova sconfitta per la DC, duramente attaccata non solo dalle sinistre ma anche da destra, da quei proprietari che rimproveravano al governo un'eccessiva debolezza nella repressione dei moti contadini per la conquista della terra. La situazione economica si aggrava. Hanno avuto termine alla fine del 46 gli aiuti UNRWA concessi gratuitamente dalle Nazioni Unite. Un deciso intervento americano è necessario e possibile, ma l'incertezza della situazione politica lo rende problematico. Il mondo economico accusa il governo di cedimenti verso le sinistre sul piano della politica economica. In un radiomessaggio del 28 aprile 1947, De Gasperi denuncia in toni drammatici la gravità della situazione. Un feroce istinto egoistico e antisociale si impadronisce degli animi pavidi. E in mezzo a questa folla sciocca di tremolanti,
La speculazione calcolatrice gioca al rialzo, nasconde le merci, trafuga all'estero valuta e gioielli e attende in agguato la crisi della criminosa speranza di farsi ricca nella miseria generale. Per evitare l'aggravarsi della crisi è necessario, agli occhi di De Gasperi, rassicurare gli ambienti economici italiani e internazionali, coinvolgere nell'azione di governo uomini di loro fiducia. Ma non è maturata ancora in lui la decisione di escludere dal governo le sinistre. Il 13 maggio si apre la crisi. L'incarico torna a De Gasperi. Togliatti scrive il 19 un polemico articolo contro gli Stati Uniti dal titolo «Ma quanto sono cretini!». Proprio nel momento in cui una delegazione italiana è a Washington per trattare la concessione di aiuti americani. Il capo della delegazione italiana, Ivan Matteo Lombardo, telegrafa Sforza sottolineando le gravi conseguenze negative dell'articolo. Il 26 maggio De Gasperi, con Sforza, incontra Togliatti e gli propone che i comunisti restino fuori dal governo. Alla reazione negativa di Togliatti, De Gasperi replica, come risulta dai suoi appunti: rispondo che si tratta del pane e di un breve periodo, comunque ci ripensi e ci rivedremo. L'esclusione dei comunisti dal governo avrà una lunga sollecitazioni avute proprio dalla sinistra per una rapida definizione del trattato di pace. La ratifica alla fine fu approvata con 262 voti a favore, 68 contro e 80 astensioni. Prevalse in definitiva sulle ragioni di parte la visione di un interesse generale. Prevalse lo spirito della Costituente. Ma tale spirito era minacciato dall'evolvere della situazione internazionale. Tra il 22 e il 27 settembre, vicino a Breslavia, in Polonia, si tiene la conferenza da cui nasce il Cominform, l'organizzazione di coordinamento dei partiti comunisti nel mondo, che sostituì il Comintern, sciolto durante la guerra. Ai comunisti italiani, i sovietici rimproverano un atteggiamento debole e incerto nella lotta contro l'imperialismo americano. La proposta togliattiana della via italiana al socialismo è duramente contraddetta. Il PC si allinea alle direttive del Cominform. Togliatti giungerà a denunciare le illusioni democratico-parlamentari che si possono creare nel nostro partito e nel nostro popolo. Il 4 ottobre si svolge in Assemblea Costituente una discussione su una mozione di sfiducia al governo presentata da Nenni. L'attacco al governo, e in particolare al ministro degli interni, Mario Scelba, è durissimo. Scelba ha allontanato dalla polizia gli ex partigiani comunisti, ha rafforzato le forze dell'ordine aumentandone gli organici e dotandole di nuovi mezzi, autoblindo e jeep militari acquistate dagli americani. Ha moltiplicato i reparti celeri per la repressione dei disordini. Si è avvalso anche di elementi legati al passato regime. La sua opera è stata e risulterà essenziale per la tutela dell'ordine pubblico. Ma contro di lui le sinistre scagliano l'accusa di assassino e di fascista. La mozione di sfiducia non passa. Il governo si è rafforzato con l'apporto dei due partiti, repubblicano e socialdemocratico, che avevano criticato l'esclusione delle sinistre dal governo nella crisi di maggio, ma che entrano nella maggioranza dopo la costituzione del Cominform. Non vi sono più spazi per posizioni equidistanti fra i due schieramenti. Alla fine di novembre il governo deve affrontare una nuova prova di forza. I prefetti di nomina politica del periodo post-resistenziale sono stati sostituiti da prefetti di carriera di più sicura fedeltà al governo. Uno degli ultimi prefetti politici rimasti è quello di Milano, Ettore Troillo, e il governo ne dispone la sostituzione. La reazione della sinistra è violenta. Viene proclamato uno sciopero generale di protesta. Formazioni... La grande alluvione che si abbatté nel novembre 1951 sul Piemonte, la Liguria, il Comasco e soprattutto sul Polesine
rivelò attraverso le immagini più crude della tragedia l'esistenza anche al nord di vaste plaghe rurali afflitte da una povertà endemica, inchiodate ad un'economia di pura sussistenza. Proprio da queste zone era ripreso in forme non dissimili da quelle di fine Ottocento l'esodo di tanta gente in cerca di lavoro verso vari paesi europei e le Americhe. Milano, Torino e altri centri industriali non offrivano per il momento alternative all'emigrazione verso l'estero. Molti erano ancora i disoccupati in attesa di una sistemazione. Nelle fabbriche, dopo la riattivazione degli impianti, era subentrato un clima di grande incertezza. Dallo scoppio della guerra di Corea nel giugno 1950, il costo delle materie prime era salito alle stelle e i rifornimenti si erano man mano assottigliati. Tant'è che il governo avrebbe voluto, come succedeva nel periodo bellico, porre sotto suo diretto controllo la distribuzione delle scorte e regolamentare consumi, salari e prezzi. Nemmeno 5 anni dopo, l'Italia dava già l'impressione di un paese in via di profondo cambiamento. A simboleggiare questa svolta fu l'inizio della motorizzazione di massa. Nel marzo 1955 uscì dalla catena di montaggio della Fiat la 600, un'utilitaria a 4 posti, immessa sul mercato a un prezzo contenuto e pagabile a rate. Qualche mese dopo si festeggiò alla Piaggio la comparsa del 1000esimo esemplare della Vespa, che con la Lambretta prodotta dagli Innocenti aveva segnato nel dopoguerra il passaggio degli italiani dalla bicicletta allo scooter. In quello stesso anno venne presentato dal governo un piano decennale di costruzioni autostradali. La principale di queste nuove arterie era l'Autostrada del Sole da Milano a Napoli. Accorciando tempi di percorrenza fra il nord e il centro-sud, essa contribuirà, via via che sarà realizzata l'andamento economico, a cominciare dalla questione del cambio della moneta. Il ministro comunista delle finanze Scocimarro avrebbe voluto procedere alla sostituzione delle banconote in circolazione, ritenendo che in tal modo sarebbe stato possibile domare l'inflazione e accertare nel contempo la consistenza dei redditi più elevati per tassarli con un'imposta straordinaria. Ma i liberali giudicavano una manovra del genere troppo macchinosa e comunque non attuabile in tempi brevi. In realtà, essi temevano che questo provvedimento invocato soprattutto dai partiti di sinistra potesse costituire, aprendo le porte al dirigismo, il preludio di una svolta politica radicale, che era quanto pensavano pure gli ambienti economici e una parte della Democrazia Cristiana. Sicché, anche quando i liberali rimasero fuori dal secondo ministero De Gasperi formatosi a metà luglio del 1946, dopo il referendum istituzionale, continuò a sussistere un profondo contrasto di vedute nell'ambito del governo sulle scelte più impegnative nella gestione dell'economia. Il cambio della moneta si farà certamente. È un impegno formale ed assoluto che il governo ha preso e sarà attuato non appena siano a punto le condizioni tecniche, il che, spero, avverrà senza troppo lungo ritardo. Si preferì così attendere l'elezione del primo Parlamento repubblicano per non provocare una frattura fra i partiti antifascisti impegnati nell'elaborazione della nuova carta costituzionale e nella legittimazione della nascente democrazia. Ma già appariva evidente l'inconciliabilità di posizioni fra le diverse forze politiche. La Democrazia Cristiana, pur critica nei confronti del capitalismo, si richiamava ai principi interclassisti della tradizione cattolica e mirava a una sintesi fra i diritti individuali di libertà e iniziativa e i valori di solidarietà propri della dottrina sociale della Chiesa.
i comunisti di Togliatti e i socialisti di Nenni, legati fra loro da un patto di unità d'azione, si ispiravano ai paradigmi classisti del marxismo-leninismo e avevano per obiettivo la transizione, sia pur graduale, attraverso una via democratico-parlamentare e le cosiddette riforme di struttura, verso un'economia pianificata e tendenzialmente collettivista, tanto più in quanto consideravano l'Italia l'anello più debole del capitalismo occidentale. Altro ancora era il programma del Partito d'Azione, che intendeva conciliare lo sviluppo di un'economia di mercato con alcune incisive riforme sociali e delle istituzioni pubbliche. Se fosse possibile, occorreva dare concrete garanzie di affidabilità, non solo bloccando l'inflazione, su cui tutti ovviamente erano d'accordo, ma riducendo anche drasticamente la spesa pubblica e indirizzando il flusso di liquidità verso il settore privato, che era invece quanto i partiti di sinistra non erano disposti a sottoscrivere in pieno. Simili considerazioni Einaudi aveva ribadito il 31 marzo nella relazione annuale della Banca d'Italia. Esse erano sostanzialmente condivise da De Gasperi, dopo che egli aveva potuto accertarsi durante il suo viaggio negli Stati Uniti che non c'erano altre vie d'uscita. Ricorderà Guido Carli, che l'aveva accompagnato, De Gasperi non aveva una visione dell'assetto economico esistente, né di quello verso il quale sarebbe stato auspicabile indirizzare il paese. Tuttavia capì che l'adesione agli istituti di Bretton Woods avrebbe promosso lo sviluppo di una miriade di legami economici con l'Occidente industrializzato, in modo da rendere impossibile un suo sradicamento politico dalla comunità dei paesi a democrazia parlamentare. Considerando la formula di governo tripartito non più rispondente alle esigenze del paese, De Gasperi si dimise il 13 maggio. Montecitorio. Molti aspettano ancora le annunciate dichiarazioni di De Gasperi. Invece egli legge poche parole. Ho rassegnato le dimissioni nelle mani del capo dello Stato. Tre settimane dopo, De Gasperi costituì il suo quarto ministero. Finale, posti chiave intorno al tavolo su cui saranno portati i problemi di quest'ora difficile. Chiamò a parteciparvi democristiani, liberali e alcuni indipendenti di area laica. Sforza indipendente conserva gli esteri. Accanto a Merlin ecco Tupini, lavori pubblici. Fanfani ha il lavoro. Ad Einaudi, chiamato a ricoprire la carica di vicepresidente del Consiglio, egli affidò il dicastero del bilancio col compito di procedere al risanamento finanziario e alla stabilizzazione monetaria. Soprattutto nel campo dell'economia e della ricostruzione. Il sorriso di De Gasperi significa lasciatemi lavorare. Nenni si rifiutò di rompere con il massimalismo e il frontismo. A sua volta Togliatti considerò il nuovo governo un semplice intermezzo destinato a una vita breve e stentata, commettendo così un grave errore di valutazione che gli sarebbe stato poi rimproverato severamente da Stalin. In realtà sia i socialisti che i comunisti rimasero vittime dei loro schemi ideologici e delle loro ambiguità politiche ancor prima che dell'ostilità degli americani e del Vaticano. L'agricoltura era ancora l'asse portante della nostra economia. Non soltanto al sud, dove più di 100.000 capi famiglia contadini stavano provvedendo al dissodamento delle terre incolte loro assegnate dalla riforma agraria, varata nell'ultimo scorcio del 1950 per iniziativa del ministro Antonio Segni. Alluvione che si abbatté nel novembre 1951 sul Piemonte, la Liguria, il Comasco e soprattutto sul Polesine,
rivelò attraverso le immagini più crude della tragedia l'esistenza anche al nord di vaste plaghe rurali afflitte da una povertà endemica, inchiodate ad un'economia di pura sussistenza. Proprio da queste zone era ripreso in forme non dissimili da quelle di fine Ottocento l'esodo di tanta gente in cerca di lavoro verso vari paesi europei e le Americhe. Milano, Torino e altri centri industriali non offrivano per il momento alternative all'emigrazione verso l'estero. Molti erano ancora i disoccupati in attesa di una sistemazione. Nelle fabbriche, dopo la riattivazione degli impianti, era subentrato un clima di grande incertezza. Dallo scoppio della guerra di Corea nel giugno 1950, il costo delle materie prime era salito alle stelle e i rifornimenti si erano man mano assottigliati. Tant'è che il governo avrebbe voluto, come succedeva nel periodo bellico, porre sotto suo diretto controllo la distribuzione delle scorte e regolamentare consumi, salari e prezzi. Nemmeno 5 anni dopo, l'Italia dava già l'impressione di un paese in via di profondo cambiamento. A simboleggiare questa svolta fu l'inizio della motorizzazione di massa. Nel marzo 1955 uscì dalla Catinsegli. Alluvione che si abbatté nel novembre 1951 sul Piemonte, la Liguria, il Comasco e soprattutto sul Polesine, rivelò attraverso le immagini più crude della tragedia l'esistenza anche al nord di vaste plaghe rurali afflitte da una povertà endemica, inchiodate ad un'economia di pura sussistenza. Proprio da queste zone era ripreso in forme non dissimili da quelle di fine Ottocento l'esodo di tanta gente in cerca di lavoro verso vari paesi europei e le Americhe. Milano, Torino e altri centri industriali non offrivano per il momento alternative all'emigrazione verso l'estero. Molti erano ancora i disoccupati in attesa di una sistemazione. Nelle fabbriche, dopo la riattivazione degli impianti, era subentrato un clima di grande incertezza. Dallo scoppio della guerra di Corea nel giugno 1950, il costo delle materie prime era salito alle stelle e i rifornimenti si erano man mano assottigliati. Tant'è che il governo avrebbe voluto, come succedeva nel periodo bellico, porre sotto suo diretto controllo la distribuzione delle scorte e regolamentare consumi, salari e prezzi. Nemmeno 5 anni dopo, l'Italia dava già l'impressione di un paese in via di profondo cambiamento. A simboleggiare questa svolta fu l'inizio della motorizzazione di massa. Nel marzo 1955 uscì dalla catena di montaggio della Fiat la 600, un'utilitaria a 4 posti, immessa sul mercato a un prezzo contenuto e pagabile a rate. Qualche mese dopo si festeggiò alla Piaggio la comparsa del milionesimo esemplare della Vespa, che con la Lambretta prodotta dagli Innocenti aveva segnato nel dopoguerra il passaggio degli italiani dalla bicicletta allo scooter. Emersi dopo la rottura nel luglio 1948 dell'unità sindacale, stentavano ad affrancarsi dalla prassi del collateralismo
da funzioni strumentali e subalterne nei rapporti con i partiti politici. Di fatto, in quegli anni, l'unico risultato tangibile in materia di rapporti di lavoro fu l'accordo siglato con la Confindustria nel gennaio 1957 che introdusse il meccanismo della scala mobile per adeguare i salari al costo della vita. Spesso l'aumento delle retribuzioni era il risultato, più che di contrattazioni fra le parti, di singole concessioni dall'alto e della pratica diffusa degli straordinari. Nonostante questi altri squilibri e sperequazioni, l'Italia era comunque approdata, grazie ai venti favorevoli di un'alta congiuntura, allo stadio di una moderna società industriale. In generale, anche il tenore di vita era sensibilmente migliorato. Nel 1962 le automobili in circolazione erano oltre 4 milioni. Una famiglia su due possedeva il frigorifero e una su quattro la lavatrice. In quasi metà delle case degli italiani troneggiava un televisore, da quando nel 1954 la RAI aveva messo in onda le prime trasmissioni sul piccolo schermo. Insieme alla motorizzazione, la televisione divenne l'emblema dei mutamenti in corso nel paese. È lontana da me! Non ci capì perché! Non ti voglio così! Giacché essa, insieme agli spettacoli di svago e di intrattenimento, contribuiva a diffondere fin nelle più sperdute borgate i fondamenti culturali e le immagini di una realtà sociale più aperta e articolata. Della televisione, l'industria si servì per reclamizzare e accreditare i suoi prodotti attraverso un programma divenuto presto popolare, Carosello, trasmesso nelle ore di maggiore ascolto. Il dopoguerra era ormai un pallido ricordo quando nel 1960 apparve nelle sale cinematografiche un film come La dolce vita di Federico Fellini, che sembrava intonato ai vaporosi sogni di benessere e di evasione dell'italiano medio. Ancora forte era tuttavia l'influenza nei costumi e nella mentalità del mondo contadino di certi valori tradizionali. I legami di parentela, Stato. Lo Stato non è più l'unica espressione giuridica della società. Sono riconosciuti gli enti intermedi, dalla famiglia agli enti territoriali ad altri ordinamenti, come quello internazionale. A questa visione si ispira l'idea di riconoscere lo Stato e la Chiesa Cattolica, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Ma lo stesso articolo contiene anche un richiamo ai patti del Laterano del 1929, firmati da Mussolini. Questa norma suscita un appassionato ed elevato dibattito, al quale partecipa, con il suo unico intervento sul testo costituzionale, lo stesso De Gasperi. Oggi, nella Costituzione, secondo il concordato, dice De Gasperi, i vescovi vengono chiamati a giurare e giurano con questa formula: io giuro e prometto di rispettare e di far rispettare dal mio clero il capo della Repubblica Italiana e il governo stabilito secondo la legge costituzionale dello Stato. Amici, non siamo in Italia così solidificati, così cristallizzati nella forma del regime da poter rinunziare con troppa generosità a simili impegni così solennemente presi. La norma è approvata alla fine con il voto anche dei comunisti nella notte del 25 marzo 1947. Prevale sull'obiettiva incompatibilità fra alcune norme del concordato e i nuovi principi costituzionali, posta in luce fra gli altri da Benedetto Croce e da Piero Calamandrei, la preoccupazione di assicurare alla nascente Repubblica il consenso della Chiesa Cattolica. Di profilo meno alto è il compromesso che si raggiunge nella seconda parte della Costituzione sull'ordinamento della Repubblica. Vi era un'esigenza di mutua garanzia fra i partiti, che non avevano ancora in comune una concezione della democrazia e che non erano reciprocamente legittimati.
costituenti avvertirono la necessità di superare quel parlamentarismo che aveva contribuito alla crisi della democrazia italiana nel primo dopoguerra, ma non poterono superarlo e realizzarono un connubio fra parlamentarismo e proporzionalismo che ha finito per esaltare senza limiti e senza controlli il ruolo dei partiti a danno del rapporto tra cittadini e istituzioni democratiche. I limiti della scelta, allora inevitabile, risulteranno evidenti nel seguito della storia della Repubblica. A cavallo della crisi di maggio si colloca l'approvazione del trattato di pace, definito dalle potenze vincitrici nella conferenza di Parigi della primavera-estate 1946. Portati i problemi di quest'ora difficile. Chiamò a parteciparvi democristiani, liberali e alcuni indipendenti di area laica. Sforza indipendente conserva gli esteri. Accanto a Merlin ecco Tupini, lavori pubblici. Fanfani ha il lavoro. Adeinaudi, chiamato a ricoprire la carica di vicepresidente del Consiglio, egli affidò il dicastero del bilancio col compito di procedere al risanamento finanziario e alla stabilizzazione monetaria. Nel campo dell'economia e della ricostruzione. Il sorriso di De Gasperi significa lasciatemi lavorare. Nenni si rifiutò di rompere con il massimalismo e il frontismo. A sua volta Togliatti considerò il nuovo governo un semplice intermezzo destinato a una vita breve e stentata, commettendo così un grave errore di valutazione che gli sarebbe stato poi rimproverato severamente da Stalin. In realtà sia i socialisti che i comunisti rimasero vittime dei loro schemi ideologici e delle loro ambiguità politiche ancor prima che dell'ostilità degli americani e del Vaticano. De Gasperi si apprestò così a sciogliere una volta per tutte i nodi di una convivenza forzata, quale era ormai divenuta la collaborazione di governo fra la DC e le sinistre. Senza tuttavia dare l'impressione, quando non erano ancora giunti a compimento i lavori dell'Assemblea Costituente, di una rottura definitiva e di un totale capovolgimento di fronte. Al successo del nuovo governo non sarebbe bastato tuttavia l'appoggio del cosiddetto quarto partito, costituito dagli esponenti del mondo economico. Essenziale fu l'azione condotta da Einaudi sulla base di un programma tanto perentorio quanto lineare: abolizione dei prezzi politici, aumento delle imposte sui capitali, sui redditi e sui consumi, elevazione del tasso di sconto, controllo della circolazione monetaria. A rigore, una stretta creditizia nei termini in cui venne attuata non era necessaria in senso assoluto, in quanto la Banca d'Italia e il governo disponevano di poteri e strumenti sufficienti a bloccare la speculazione e gli abusi degli istituti di credito. Tanto più dopo la concessione di un ulteriore prestito americano di 100 milioni di dollari per colmare il deficit della bilancia dei pagamenti. Inoltre si sarebbe potuto contare sul piano di assistenza annunciato in giugno dal segretario di Stato George Marshall e approvato nel successivo aprile dal Congresso americano. L'America, spiega Marshall con parola pacata, è di fronte al dilemma: o aiutare l'Europa o subire le conseguenze del collasso dell'Europa. Non secondariamente, l'adozione da parte delle grandi industrie di alcune tecnologie già collaudate nei paesi più avanzati elevò rapidamente gli indici di produttività. Inoltre, il trend relativamente costante dei prezzi delle materie prime si rivelò essenziale per un paese come l'Italia, privo di consistenti risorse minerarie. Altrettanto preziosa fu l'utilizzazione di nuove fonti energetiche, come quelle scaturite dalla valorizzazione del metano e dalla diffusione di centrali termoelettriche. Infine, ma non ultimo, il livello relativamente basso dei tassi di interesse e di conseguenza del costo del denaro diede impulso agli investimenti.
e ciò in virtù di un crescente volume di depositi bancari e della stabilità monetaria garantita dalla severa azione di vigilanza della Banca d'Italia. La crescita del sistema economico poté così aver luogo senza accentuate pressioni inflazionistiche. In questo contesto assunsero sempre più rilievo e influenza tanto gli uomini dell'alta finanza quanto i principali esponenti della grande industria. Se il governatore della Banca d'Italia, Donato Menichella, garantì la stabilità della lira, al punto che essa ottenne nel 1960 l'Oscar come una delle più salde monete europee, non meno efficace risultò l'opera a sostegno dello sviluppo di altri autorevoli banchieri, da Raffaele Mattioli a Imbriani Longo a Enrico Cuccia. Nel firmamento industriale spiccavano i nomi del leader della Fiat, Vittorio Valletta, di alcune grandi dinastie familiari, dai Pirelli agli Orlando, dai Falca ai Pesenti, dai Cini ai Costa ai Marzotto. Di Oscar Sinigaglia e di Ernesto Mannelli a capo della Finsider, di Adriano Olivetti con la sua fabbrica modello a misura d'uomo, di Guglielmo Reis Romoli alla guida della STET, a cui si doveva il rinnovamento dei servizi telefonici, di Enrico Mattei, il protagonista delle fortune dell'ENI. Furono Valletta e Mattei i principali attori di questa stagione di grande fervore e in pari tempo il capofila dei più importanti centri di potere. Noi riteniamo il primo in quanto si occupava soprattutto dei settori di base, il secondo in quanto operava per lo più nel comparto dei beni di consumo. Quanto al governo di questa sorta di economia mista, esso consisteva in un impasto di liberismo, senza peraltro le autentiche regole di un sistema concorrenziale di mercato, e di interventismo statale, ma senza un disegno generale di programmazione. Il boom economico interessò soprattutto le regioni dell'Italia settentrionale e alcune regioni del centro come la Toscana e l'Emilia, dove da tempo era concentrata la parte più rilevante dei capitali e delle attività industriali. Al nord si registrava inoltre un regime di quasi piena occupazione anche fra la manodopera generica. Al sud le iniziative della Cassa per il Mezzogiorno e altri interventi straordinari dello Stato per la realizzazione di servizi e infrastrutture migliorarono le condizioni di vita della popolazione e elevarono i redditi e i consumi, ma non bastarono a innescare un processo di sviluppo autonomo. Perciò furono soprattutto le industrie settentrionali ad avvantaggiarsi della crescita della domanda manifestatasi nel mezzogiorno, sia pure a livelli molto inferiori a quelli del nord. Il preesistente divario fra le due sezioni della penisola, fra il settentrione e il meridione, non era peraltro l'unica anomalia del convulso processo di sviluppo avvenuto in quegli anni. In concomitanza con la propagazione delle ciminiere e l'insediamento di ingenti nuclei di maestranze, la speculazione immobiliare s'era impadronita delle principali aree urbane, prive spesso di nuovi o adeguati piani regolatori e perciò esposte all'avanzata indiscriminata del cemento. Nei luoghi di lavoro alle innovazioni tecnologiche e organizzative non aveva corrisposto lo sviluppo di un equilibrato sistema di relazioni industriali. Tranne poche eccezioni, gli imprenditori ricorrevano sia alle misure disciplinari e alle discriminazioni politiche, ancorché più pesanti.